Possiamo dire di sedersi. Sì. Scusate, buongiorno, benvenuti. Se per favore potete prendere posto. Che già siamo in videocollegamento. Siamo già in collegamento e tra poco partiamo. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Palermo, all'Istituto Gonzaga di Palermo, per questo incontro in presenza ma anche in collegamento webinar organizzato dalla FIDAE nazionale, Memoria e Profezia, la scuola cattolica radicata nel passato, protesa verso il futuro. I 100 anni dell'Istituto Gonzaga di Palermo è il sottotitolo, perché appunto ci troviamo in questo istituto fondato dai padri gesuiti che quest'anno, in questo fatidico 2020, compie 100 anni di vita, 100 anni di formazione, 100 anni di accoglienza di studenti della città. È un giorno molto particolare, io saluto anche tutti coloro che sono collegati in videoconferenza grazie appunto agli strumenti messi in campo dalla FIDAE, ringrazio tutti coloro che sono qui presenti. È un giorno importante, dicevo, perché nessuno ci può smentire se diciamo che è il primo incontro post pandemia, ma soprattutto il primo incontro plenario di scuole statali e non statali, comunque del comparto dell'istruzione e della formazione pubblica prima della ripartenza, prima del fatidico 14 settembre. E sono tantissimi gli argomenti in campo, argomenti su cui le istituzioni, molte delle quali qui presenti, si stanno arrovellando e stanno lavorando in queste settimane per poter ripartire insieme, per poter riaprire tutte le scuole e devo dire con un grande rapporto di collaborazione, grazie a tante reti che si sono create sul territorio, un profondo dialogo proprio tra scuola statale e non statale. Di questo e di tanto altro parleremo oggi. Io proverò a moderare, a collegare tra di loro i tantissimi interventi, quindi io chiedo grande capacità di sintesi a coloro che interverranno per i saluti, ma anche per le relazioni, e un po' di pazienza a coloro che sono collegati, se ci potrà essere qualche momento di defiance nei collegamenti. Allora, cominciamo proprio con i padroni di casa. Cominciamo con Virginia Kaladic, che è presidente nazionale della FIDAE. Prego. Bene, con grande gioia saluto tutti voi. Eccellenze reverendissimi, reverendissimi padre Vitangelo Denore e padre Giovanni Notari, agli eccellenti rappresentanti della Regione Sicilia, all'illustrissimo signor sindaco della città di Palermo, e ai rappresentanti delle associazioni FISM e AGESC, autorità tutte, ai chiarissimi relatori che interverranno, ma soprattutto, permettetemi, a tutti i partecipanti, quelli in presenza e agli oltre 200 partecipanti in videocollegamento da tante parti d'Italia, alcuni anche con dei collegi docenti, pertanto si moltiplicano le persone. Benvenuti a questo incontro. Vi saluto a nome anche del Consiglio nazionale della FIDAE, che in questo incontro di Palermo ha avuto il suo primo incontro in presenza dopo un intenso lavoro quotidiano in videocollegamento dai primi giorni di marzo. È stato un lavoro di squadra, un lavoro importante, pertanto porto il saluto di ognuno di loro che in questi giorni stiamo rileggendo per rilanciare la progettazione per l'anno scolastico che si apre.
Benvenuti a tutti. E, che cosa dire? Molteplici i motivi di questo incontro odierno organizzato dalla FIDE nazionale e dalla FIDE Sicilia, dal titolo, come veniva già detto, Memoria e profezia, scuola cattolica radicata nel passato e protesa verso il futuro. Allora, fare memoria, la prima parte, innanzitutto e soprattutto i 100 anni di un nostro istituto FIDE, il Gonzaga di Palermo, che oggi ci ospita, è un traguardo importante ed è anche un esempio di come, negli anni, le scuole cattoliche hanno saputo cogliere i segni dei tempi con uno sguardo alla tradizione, ma sempre alla ricerca di modalità nuove per trasmettere il sapere agli alunni di ogni epoca, e hanno formato tantissime donne e uomini che hanno saputo apportare i loro contributi, tanti sono presenti anche oggi, hanno saputo apportare il loro contributo alla costruzione di una comunità ecclesiale, civile, con un intervento di grande spessore spirituale, culturale e politico. Se in sintesi dovessimo dire che cosa fa una scuola cattolica? Forma per uno specifico, no? E pensando a quanto anni fa ci ricordava il progetto culturale della Chiesa italiana, saper coniugare fede, cultura e vita. Bene, con il Gonzaga però noi intendiamo ricordare oggi tutte le scuole cattoliche italiane per il loro impegno, per la loro fedeltà a una missione educativa che ha al centro la crescita integrale delle future generazioni. È una sfida grande, non possiamo arrenderci. Forse la tentazione è grande, ma non possiamo arrenderci. Non possiamo mollare. Pertanto fare memoria di quanto ha caratterizzato anche questi ultimi mesi del nostro fare scuola. Penso da febbraio, ultimi giorni di febbraio, ad oggi, ecco, perché siamo ancora nel bel mezzo. E oggi noi ufficialmente presentiamo due volumi che la FIDE in questi mesi ha confezionato. Uno, ecco questo, Le linee guida per abitare la scuola da settembre 2020. È un documento importante, una prassi di riferimento che fornisce un modello di riferimento importante rispetto al piano della didattica digitale richiesta dal Ministero della Pubblica Istruzione nel piano scuola 2020-21. Ed è strutturata in due livelli questa documentazione. Uno contiene i requisiti generali per l'organizzazione della scuola rispetto allo sviluppo della didattica digitale e la didattica mista, perché dobbiamo essere pronti a tutto per il prossimo anno sicuramente. E la cosa più importante è la seconda parte, molto ricca, che è composta da linee guida, appendici integrative della parte generale, che rappresentano la parte più ricca del documento. Questo documento non è un documento qualsiasi, è un documento che è passato al vaglio dell'UNI. Pertanto qui abbiamo una prassi riconosciuta, anche già ben definita, una UNI, prassi di riferimento 89, attenzione, applicabile in tutte le realtà. La FIDE non si è preoccupata delle scuole cattoliche basta, ma del tutto il sistema di istruzione che è anche oltre, anche i centri di formazione professionale. E questa prassi si potrà applicare in tutto il mondo, questo è un altro aspetto importante. Abbiamo lavorato anche con la Conferenza Episcopale Albanese. Ecco, pertanto è un documento che oggi vi consegniamo ufficialmente ed è fruibile dal sito in modo digitale, ricchissimo, che non vuole guardare solo a settembre 2020, ma da settembre 2020 in poi. Persone di scuola, oggi la maggioranza qui presente in videocollegamento, sono persone di scuola e anche in presenza, e sa che la scuola che comincerà da settembre 2020 è una scuola nuova, è una scuola diversa. E non possiamo mettere programmi, modalità vecchie
in questa scuola nuova. Dobbiamo saper leggere i segni dei tempi e rispondere con risposte significative. Questo volume abbiamo fatto veramente io questo ringrazio il Consiglio Nazionale e tutti gli esperti che ci hanno aiutato, perché abbiamo iniziato il lavoro a maggio e fine giugno avevamo già consegnato e diventava già prassi riconosciuta dall'UNI. Pertanto, voi capite, è un lavoro importantissimo. L'altra, poi alla fine l'avvocato Montemarano ci dirà anche ulteriori elementi di presentazione. Poi l'altra cosa che è tradizione della FIDA, e la FIDA è appunto l'associazione che dal 1945 riunisce le scuole cattoliche in Italia, e ci ha educato che il bene comune lo si raggiunge quando si è capace di superare particolarismi, chiusure. Noi stiamo auspicando di lavorare in rete, amici, da soli non si va da nessuna parte, o si lavora insieme con umiltà, perché protagonismi da prime donne ce l'abbiamo tutti, però non è il momento, non l'è mai stato, ma soprattutto in questo momento dobbiamo avere la capacità di lavorare insieme. E quest'altro volume che oggi presentiamo, che è già la seconda edizione, perché la prima l'abbiamo pubblicata in aprile, raccogliamo le buone pratiche che le scuole cattoliche in Italia dal marzo 2020 hanno messo in atto. È stato un documento già apprezzato dal Ministero, da esperti, è stato il primo documento che ha raccontato che cosa è successo nelle nostre scuole, ma anche perché era giusto, perché spesso in questo periodo storico, e tutti voi lo sapete, della scuola paritaria se ne è parlata poco nei documenti, ci siamo fatti sentire, ma non se ne è parlato in modo importante, e noi abbiamo detto: abbiamo lavorato e vogliamo dare ragione di ciò che abbiamo fatto, ed è diventato un documento importante e oggi vede già l'edizione aggiornata ad oggi. Ad oggi. Pertanto, da Palermo noi vogliamo rilanciare. Ecco. E, pertanto, la seconda fase è memoria, fare profezia. La difficoltà nei corsi dei secoli sono state sempre tante, ma la scuola cattolica oggi da Palermo a viva voce ripete quello che è stato lo slogan che l'8 maggio la FIDE ha lanciato con una campagna che ha coinvolto tanti. Vogliamo fare scuola, vogliamo tornare in classe, consapevoli delle sfide da affrontare, ma ci siamo preparati, facendo tesoro dell'esperienza maturata e della rete di collaborazione realizzata tra enti pubblici e privati. Oggi da Palermo la Scuola Cattolica Italiana chiede che sia superata la distanza che questo periodo ci ha tanto creato, no? Didattica a distanza, incontrarci a distanza, però da questa distanza noi vogliamo parlare di vicinanza. Da Palermo noi vogliamo che quanto ancora oggi in Italia questa distanza che c'è tra scuola paritaria e statale sia superata. Vogliamo che quanto è stato sancito dal 2000 in Italia, che il sistema pubblico è un'istruzione composta dalla scuola statale e scuola paritaria. Ripeto, il sistema pubblico di istruzione è formato da scuola statale e paritaria. Chiediamo che cosa? Che quanti abitano la scuola paritaria? Alunni, ecco, io faccio, sono persone, non sono strutture, sono persone, sono alunni, genitori, docenti, operatori, abbiano piena cittadinanza nel sistema scolastico italiano. Solo così possiamo garantire la vera libertà. La vera libertà, la libertà dei genitori di scegliere l'educazione e l'istruzione che vogliono dare ai loro figli. Questo è quanto abbiamo affidato ai nostri relatori di oggi. Se radicati nel passato, vogliamo guardare al futuro con dignità di scuola. Da Palermo questo è il nostro messaggio. Grazie a tutti e buon convegno. Grazie dottoressa Talaric. E qui il Consiglio Nazionale della FIDE è riunito da ieri, proprio in questa sede,
al Gonzaga e abbiamo qui al nostro tavolo padre Gianni Notari, che è presidente dell'Istituto Gonzaga. Prego. Bene, a me il compito di darvi il benvenuto in questa istituzione che oggi si configura come un campus, dunque una realtà più articolata rispetto alla normale scuola. Cento anni di cammino sono tanti. La memoria di questi 100 anni diventa per noi un'occasione privilegiata per ridire le ragioni per cui esprimiamo un certo tipo di insegnamento e soprattutto anche una serie di esperienze dove i ragazzi imparano ad essere coautori del proprio percorso di esistenza. Una parola che può riassumere quello che noi viviamo oggi è la parola resistenza. Il tempo che viviamo è problematico soprattutto per ragioni ambientali. E con tutte le ripercussioni che queste ragioni ambientali hanno sulle nostre istituzioni. Una resistenza a tratti faticosa da gestire, dove i problemi sembrano essere molto, molto più grandi delle nostre forze. E le istituzioni educative qui presenti certamente conoscono la fatica di questo momento. Però noi andiamo avanti senza resa, cioè non rinunciamo ad esprimere una capacità progettuale che diventa anche una sfida in questo nostro tempo, con l'aiuto dei docenti, con l'aiuto del personale tecnico-amministrativo, con l'aiuto dei genitori e degli alunni, noi non rinunciamo, resistiamo senza resa per la costruzione di un futuro che abbia prospettive più solari rispetto al grigio che viviamo in questo momento. Dunque, camminiamo tenacemente senza rinunciare anche alla forza delle nostre motivazioni interiori rispetto a quanto sta accadendo. Perché è proprio la forza delle motivazioni interiori che ci animano, noi andiamo avanti con coraggio, resistendo senza resa per la costruzione di un domani migliore. Ecco, questo appuntamento è certamente un'occasione privilegiata. Avere oggi in questa scuola, in questo campus, la FIDAE è per noi motivo di orgoglio. Noi ci sentiamo protagonisti di alcuni processi e continuiamo a coinvolgerci sempre più in profondità. Allora, benvenuti a tutti, a tutte, che questo tempo vissuto insieme sia un'occasione privilegiata per crescere e non rinunciare alle ragioni del nostro passato e alle prospettive che si aprono per il futuro. Grazie.
Poco fa la Presidente Kaladic ha dato notizia appunto della presenza delle istituzioni. Vorrei dare subito la parola all'assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale della Regione Siciliana, Roberto Laganna. Grazie, grazie per questo invito che mi consente una presenza che cuce insieme memoria personale e profezia collettiva. 60 anni fa, esattamente 60 anni fa, attraversavo per la prima volta nella mia vita questo portone. Ed è un portone che ho continuato ad attraversare spesso, generazione per generazione, la mia, quella dei miei figli, adesso quella di mio nipote. E l'ho fatto nel senso e nel segno di un insegnamento educativo, di un processo di maturazione personale che si è potuto giovare di un modello, si è potuto giovare di una ispirazione, si è potuto giovare di un patrimonio valoriale al quale oggi ho la possibilità di guardare con diversa e forse più articolata attenzione, spogliandomi dal fatto personale, nella logica della profezia del futuro possibile del sistema educativo italiano e regionale nel suo complesso. Ha ragione la Presidente Fidae quando afferma, con piena mia condivisione, che la scuola italiana all'indomani di questa pandemia non sarà più la scuola italiana che vi è entrata. Non può esserlo, perché le sfide che siamo stati chiamati ad affrontare hanno profondamente permeato l'esperienza di ciascuno e influito in maniera significativa e radicale sull'adozione di modelli di cambiamento e di innovazione, chiamando tutti ad una responsabilità aggiuntiva, ad un onere importante, rilevante, quello di mantenere il continuum educativo in una condizione di assenza della fisicità dell'ambiente scolastico, che di quell'ambiente rappresenta invece l'elemento caratterizzante primario. Non v'è comunità scolastica senza la fisicità del rapporto tra docente e discente. Abbiamo imparato però che forse per troppo tempo abbiamo relegato i temi dell'innovazione, della tecnologia ad angoli un po' oscuri e polverosi, utilizzando questi strumenti forse più come elementi di fureria che come elementi di strategia. Oggi io penso siamo chiamati a introdurre nuove parole chiave nel lessico complessivo dei modelli educativi. E se poco fa ne è stata richiamata qualcuna, io ne voglio aggiungere un'altra, che è connessioni. Noi viviamo in un mondo straordinariamente connesso e dobbiamo educare i ragazzi sin dalla prima e più tenera età non solo alla scolarità, ma alla connettività, alla interrelazione, alla interconnessione, proponendo loro un modello organico di istruzione che partendo dall'anticipazione della scolarità
arrivi poi all'opzione possibile plurale delle scelte che impattano certamente sulla famiglia, ma che impattano particolarmente sulla persona. Scelte di tipo educativo che sono fortemente connesse alla vocazione individuale, all'inclinazione e alla valorizzazione della persona umana, nel senso della crescita e della forte caratterizzazione della e dello sviluppo dei propri talenti. Ecco perché in questi anni abbiamo ritenuto come governo della regione di portare in qualche modo ad unitarietà la proposta formativa ed educativa della regione siciliana. Non c'è un'istruzione separata dalla formazione professionale. Abbiamo potenziato fortemente gli FP, cioè l'attività di formazione professionale in obbligo scolastico, giungendo a un risultato straordinario per questa regione, la quarta regione italiana in questo momento come numero di FP e di studenti che li frequentano o in regime di sussidiarietà o in regime di formazione, dopo Veneto, Piemonte e Lombardia. Allora, credo che non solo questo basti ad attestare un modello. Occorre investire su ritardi antichi ed è per questo che abbiamo voluto nella legge di stabilità regionale introdurre un finanziamento straordinario per il mondo della scuola e della formazione, 120 milioni di euro oltre il bilancio ordinario, che non è diminuito, anzi è aumentato. E la consapevolezza, voglio rassicurare Fida in questa direzione, la consapevolezza che il modello di riferimento non è un modello di privilegio della scelta statale, ma è quello che la Costituzione prevede tutela, cioè cercare di favorire la proposta plurale. Molti di quanti qui rappresentano istituzioni paritarie sanno quanto in questi mesi, in questi anni, abbiamo cercato di spingere, compatibilmente con la situazione politica e amministrativa generale, su questo tipo di rapporto, che dovremo ulteriormente potenziare, lo dicevo a Padre Denora poco fa, con la programmazione FSE 2021-2027, attraverso una progettualità che possa, indipendentemente dal censo, consentire alle famiglie di svolgere e di esercitare praticamente una scelta. Questo è quanto, al di là delle pastoie anche di utilizzazione dei fondi europei, dovremmo in qualche modo giungere a realizzare. Di certo c'è la vicinanza, c'è l'impegno del governo, su questo posso certamente interpretare anche il pensiero e l'idea del presidente, l'onorevole Musumeci, del quale porto il saluto e che si unisce a tutti noi nel formulare a questo istituto gli auguri di una vita ancora particolarmente lunga. 100 anni sono tanti, 60 li ho seguiti personalmente, non penso di poterne seguire altri 60, ma mi auguro che i miei nipoti, i miei pronipoti possano seguirla nel tempo. Questo significa augurare la continuità di un messaggio, augurare la continuità di un impegno, sottolineare il ruolo di una istituzione portante per questa città e per questa regione, valorizzare l'ipotesi profetica di una moltiplicazione delle connessioni nel segno di una profezia che guardi e si basi sul valore fondamentale di una sussidiarietà non invocata e recitata, ma concretamente attuata, così come
devo dare atto, è avvenuto e sta avvenendo nella gestione di questa crisi, che per quanto riguarda le scuole e il mondo della scuola ha trovato momenti reali di collaborazione istituzionale, di collaborazione con le associazioni, con le categorie, con la rappresentanza, con gli studenti, perché la scuola è vita, la scuola è futuro, e chi per fatti personali o per essere primi della classe ritiene in qualche modo di poter giocare con la scuola, diciamo, esercita e approccia un gioco diabolico che nessuno di noi, certamente nessuno di quanti siamo qui oggi, ha voglia di percorrere come strada che possa indicare il presente e soprattutto il futuro di questa regione e del nostro paese. Grazie a tutti voi e auguri, tanti auguri al nostro Gonzaga. Grazie assessore La Galla. Più volte in questi primi interventi di saluto introduttivi sono state pronunziate le parole sfida, crisi, occasione, resistenza. L'assessore regionale ha accennato ovviamente al lavoro che si è stato svolto nei mesi passati e che si sta svolgendo adesso in un regime di collaborazione tra le istituzioni, le associazioni, i vari enti per poter ripartire il 14 settembre. Abbiamo qui anche il professore Adelfio Elio Cardinale, che è presidente della Task Force regionale per la programmazione della riavvio delle attività didattiche, e di questa task force fanno parte tutte le istituzioni che oggi sono qua presenti, ma anche le associazioni, i rappresentanti degli insegnanti, dei genitori. E a lui chiedo appunto un intervento, se possibile, concreto, specifico: come ci stiamo preparando alla ripartenza? Ci stiamo preparando bene, perlomeno le istituzioni che qua a Palermo hanno lavorato bene in sinergia hanno previsto tutte le possibili opzioni su un tema che è difficile. Ecco, se dovessi dire che sono assolutamente sereno sull'inizio del 14 settembre al meglio della scuola, direi cosa non vera, perché ci sono tuttora delle preoccupazioni. Certamente ci vogliono dei principi. Una cosa che forse molti di voi non sanno e che stupisce è che fra Stato e Regioni sinora ci sono stati 283 provvedimenti, 283 norme, spesso in conflitto tra di loro. Questo non dà nessuna sicurezza a chi poi, chiamiamola periferia, che è poi il centro vero dove si crea scuola, perché come diceva l'assessore La Galla, la scuola è vita, la scuola è officina di futuro, dico. Ed è molto triste il pensare, come ha detto l'ONU proprio due giorni fa, che la perdita ampia di un anno scolastico, quello passato per il motivo del Covid, inciderà pesantemente dal punto di vista culturale e intellettuale su una generazione di giovani. Stiamo attenti a non ripetere lo stesso errore. La scuola deve iniziare il 14 e mi fa piacere che sia stato qui invitato, per me è un onore, se l'amico professore La Galla è da 60 anni che ha frequentato qua, io credo di essere oggi il più antico, perché ho iniziato a passare questa porta, non era questa, era quella dell'edificio antico nel 1944-45. E allora io ho riletto gli appunti che padre De Nora aveva fatto quando ha lavorato la task force, e credo che le abbiamo messe tutti in atto, dando per scontato questa parità di valori tra scuola pubblica e scuola privata nell'ambito di una istituzione nazionale. Io poi, come vecchio gonzaghino, ho voluto rileggere due parole di una bellissima biografia di Sant'Ignazio di Loyola, di padre Wober, che era un gesuita tedesco che fece un bellissimo lavoro,
dove diceva che la corona più luminosa dell'ordine dei gesuiti è l'istruzione, perché hanno capito come l'istruzione permane nelle generazioni future, per cui diventa l'asse portante della costruzione di un giovane e poi di una persona matura, che è quello che ha fatto, sta facendo, e anch'io mi auguro che si possa fare per altri secoli, non un secolo, nell'Istituto Gonzaga. Dal punto di vista sanitario, io vorrei che ognuno delle istituzioni qui presenti, con la sua forza, con le sue capacità di incidenza, facesse tutte le necessarie pressioni, lecite naturalmente, su una cosa assai commendevole che ha fatto l'assessorato regionale con la Federazione degli Ordini dei Medici e con anche la direzione regionale della scuola, sulla istituzione futura del medico scolastico, che è una necessità di cui non si può fare a meno. Quando io ero giovane ed ero matricola, esisteva l'ufficio medico anche per gli universitari, si chiamava SUMP, Servizio Universitario di Medicina Preventiva, dove alla matricola si faceva una visita e si faceva la radiografia del torace. A questo aggiungiamo che è stata abolita anche la visita di leva da quando non è più obbligatorio il servizio militare. Ed era un discrimine assai forte per centinaia di migliaia di persone, di giovani, che già avevano un orientamento su quello che sarebbe stato il loro futuro dal punto di vista sanitario. In questo accordo che si è fatto, si pensa di poter iniziare con alcune nozioni di, diciamo, educazione sanitaria, perché per esempio, porto un esempio banale, io non so quanto fra il personale non docente, bidelli o quant'altro, sappiano la differenza fra quella che è igiene e quella che è sanificazione. Questa è una cosa che bisogna dire a questi qua, ed è uno dei punti pure che ha segnato il rettore De Nora, questo qua, della elasticità nel poter usufruire di diverse categorie di persone nell'ambito della formazione di un giovane. Allora, dicevo, l'Ordine dei Medici della Sicilia ha detto che è fiducioso sul fatto che molti medici in pensione sono lieti, perché sono stati interpellati, di iniziare a fare un lavoro, per ora molto così per spot transitorio non fisso, per cominciare a dare queste nozioni. Purtroppo devo dire che le notizie che portano oggi i giornali sono un po' diverse dal punto di vista, io parlo della categoria generale, non dei singoli, perché con tutto il rispetto per le donne di servizio e per i netturbini o operatori ecologici, tanti medici cominciano a farsi fare delle giustificazioni veramente eccessive per non andare a scuola, dicendo tutti che sono fragili, che hanno avuto la tosse e per cui non possono andare a scuola. E questa è una cosa molto grave per la categoria dei medici. Io penso, oppure, cosa altrettanto grave, che vogliono essere pagati i pediatri, che per fare il tampone vogliono essere pagati. Io credo che in questo minuto, che è un'emergenza, e come tutti hanno detto, la scuola non sarà più come quella di prima, ma dobbiamo adattarci e via via incanalarla in un sentiero migliore, dobbiamo avere la collaborazione disinteressata di tutti. Io credo che in questo la scuola paritaria privata possa fare bene e meglio e dare degli insegnamenti. Credo che l'assessorato, per quel che riguarda la task force, il comune e l'ANCI che Luca Orlando rappresenta, si possa operare al meglio per assicurare ai nostri bimbi, ai nostri nipoti, alle future generazioni una educazione buona, necessaria. Grazie. Grazie, grazie a lei. E prima di affrontare anche l'argomento a livello locale, vogliamo un attimo virtualmente a Roma, dove è collegato con noi Ernesto Diaco, che è
è direttore dell'Ufficio Nazionale Educazione, Scuola e Università della Conferenza Episcopale Italiana. Buongiorno, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per questo invito. Il mio saluto all'inizio del vostro incontro vuole essere soprattutto un augurio, ovviamente un augurio in primo luogo per questo importante anniversario e la lunghezza, la rilevanza della storia del Gonzaga è anche un segno dei grandi e dei buoni frutti che ha portato in questi 100 anni e che porterà ancora, quindi un augurio per questa festa e per i prossimi 100 anni. E un augurio naturalmente anche per il nuovo anno scolastico che il Gonzaga, tutte le scuole della fede hanno preparato da tempo, stanno seguendo, preparando con cura, con grande cura anche in questo momento. Prima la Presidente Virginia ricordava quello slogan "Vogliamo fare scuola" che ha accompagnato i mesi scorsi, no? Ecco, quel "Vogliamo fare scuola" era allo stesso tempo un appello ma anche una dichiarazione di responsabilità, voglio dire noi ci siamo, insieme ci possiamo riuscire. Ecco, credo che anche questo sia il migliore segnale per questo momento. Che vogliamo fare scuola, ormai è ora, è tempo di fare scuola, anche se in realtà non si è mai interrotto, almeno da parte delle scuole della FIDAE, e in questo momento quel "vogliamo fare scuola" mi pare che incontri tutte le premesse perché questo avvenga nel modo migliore, nel modo che le condizioni difficili, che la nuova situazione ovviamente comporterà e condizionerà. Io vorrei guardare con ottimismo e con fiducia a quello che accadrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ben sapendo che non sarà facile, che non sarà un percorso dappertutto agevole. Però la scuola ha dato dimostrazione quest'inverno, nei mesi scorsi e in passato, e anche la storia che stiamo celebrando lo ricorda, la scuola ha dato dimostrazione di essere una colonna forte e robusta della nostra società. Io credo che sarà ancora così per la preziosità di energie, di risorse, quelle dedizioni, quella generosità, quelle competenze che sono presenti nelle nostre scuole. Il titolo del vostro incontro mi ha subito fatto venire in mente due annotazioni, due riferimenti che sono due citazioni del Magistero di Papa Francesco. Le cito solo, le richiamo rapidamente senza troppo lungo commentarle. La prima è questa, si parla di un anniversario di un tempo molto lungo, no? 100 anni. E nel titolo stesso si parla di passato e di futuro. E allora non possiamo non andare col pensiero a quella frase, a quell'espressione di Papa Francesco nella esortazione Evangelii Gaudium, dove il Papa dice il tempo è superiore allo spazio. È vero che in questo momento noi stiamo cercando per la scuola soprattutto spazi, no? Per tenere le distanze, per la sicurezza, e questo è fondamentale, importantissimo, lungi da me e negare l'importanza dello spazio nella scuola in questo momento. Però lo spazio, gli spazi da soli non bastano e come dice Papa Francesco dobbiamo fare grande attenzione, dare priorità al tempo, che significa poi il tempo dell'educazione, significa il tempo dell'incontro fecondo delle generazioni, significa il tempo, anche il sacrificio dello studio, dell'impegno, della cultura, della condivisione. Nella enciclica Evangelii Gaudium, appunto, a un certo punto Papa Francesco scrive: dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una catena in costante crescita, come una catena in costante crescita sono stati questi 100 anni del Gonzaga, senza retromarce. Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici. Ecco, mi piace questo invito che fa il Papa, che possiamo vedere anche un invito per questo momento, a generare dei dinamismi, dei processi, e in questo momento si sono aperti dei dinamismi nuovi o comunque ci sono dei fronti particolari che si sono evidenziati nella scuola. Cito solo questi come processi che dovremo accompagnare, anche orientare. Ovviamente quello del rapporto fra la tecnologia e la didattica è un processo non nuovo ma che si è accentuato e dovremo guidarlo.
il processo, il dinamismo della corresponsabilità con le famiglie, che è esplosa, la necessità di un diverso rapporto, intenso, corretto rapporto fra scuola e famiglia in questi mesi è veramente si è scatenato, la necessità di corresponsabilità con il territorio, il rapporto fra la scuola e il territorio, ne hanno parlato anche le autorità locali, sono i cosiddetti patti educativi territoriali, quello che lo stesso Papa Francesco chiama alleanze educative, e l'altro processo, l'altro dinamismo che dobbiamo approfondire e migliorare è proprio il pieno inserimento delle scuole non statali, delle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione, come Virginia Calabi ci diceva. Ecco, questi sono dei processi che sono avviati, che è anche nostra cura, nostra responsabilità continuare ad accompagnare nel modo migliore. L'altra citazione di Papa Francesco che voleva fare, ma la lascio, solo la leggo velocemente come augurio, è invece da Christus Vivit, l'esortazione del Papa dopo il Sinodo sui giovani, nel quale lui dedica un intero capitolo al tema delle radici. Il capitolo 6 si intitola Giovani con radici, e anche qui il riferimento è alla vostra storia, alla storia delle nostre scuole, perché quei giovani con radici presuppongono degli adulti con radici, perché se non sono radicati gli adulti non possono essere i giovani. Questo presuppone delle scuole con forti, solide radici, una società con delle radici ben piantate nei nostri valori, nella tradizione migliore. Ebbene, il numero 199 di questo documento mi sembra scritto per il vostro momento e per questo momento di tutta la scuola. Lo leggo e con questo vi saluto. Dice Papa Francesco: se camminiamo insieme, potremo essere ben radicati nel presente e da questa posizione frequentare il passato e il futuro. Frequentare il passato per imparare dalla storia e per guarire le ferite che a volte ci condizionano. Frequentare il futuro per alimentare l'entusiasmo, far germogliare i sogni, suscitare profezie, far fiorire le speranze. In questo modo, uniti, potremo imparare gli uni dagli altri, riscaldare i cuori, ispirare le nostre menti con la luce del Vangelo e dare nuova forza alle nostre mani. E questo è anche il mio augurio per voi e per tutte le nostre scuole. Grazie, grazie. Un applauso di saluto arriva da Palermo, dottor Diaco, quindi la ringraziamo. Restando appunto a Roma, era previsto un intervento del capo dipartimento dell'istruzione Giovanna Boda, che non è potuta essere presente neppure in collegamento, e ha inviato un messaggio che mi pregio di leggere. Gentile Presidente Kalajic, carissima Virginia, in occasione della celebrazione per i 100 anni dell'Istituto Gonzaga di Palermo voglio ringraziarti per la bellissima iniziativa che avete organizzato. Desidero rivolgere un carissimo saluto a quanti saranno in ascolto e a tutti i relatori ai quali mi legano sentimenti di stima e di affetto. Mi dispiace molto non essere con voi, ma voglio condividere alcune brevissime riflessioni che spero possano contribuire al dibattito. L'iniziativa di oggi è la dimostrazione degli ottimi risultati che si possono raggiungere quando il mondo della scuola lavora in rete con il territorio e riesce a fornire un ottimo servizio agli studenti grazie al lavoro degli insegnanti e dei presidi, delle famiglie, del mondo dell'associazionismo e degli enti locali. Il lavoro da fare è ancora molto, e così come sono tante le misure da adottare per sostenere le istituzioni scolastiche, gli studenti e le famiglie nella ripresa delle attività didattiche, tenendo conto che le metodologie innovative di insegnamento-apprendimento sono destinate a divenire sempre più una modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. La progettazione di azioni e attività di potenziamento digitale non può non tenere conto del contesto sociale e culturale di riferimento, assicurando la sostenibilità delle attività proposte e garantendo l'inclusione, evitando modalità che siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. È inoltre necessario fornire alte garanzie di connettività anche con accordi a livello nazionale con i principali gestori di telefonia per consentire a tutte le istituzioni scolastiche di non restare escluse dai benefici che derivano dagli impieghi di nuove tecnologie digitali. Infine, per quanto riguarda le situazioni di particolare fragilità, di emergenza educativa, di qualsiasi tipologia si tratti,
è opportuno effettuare periodici monitoraggi al fine di poter attivare in caso di necessità tutte le azioni necessarie volte a garantire l'effettiva fruizione delle attività didattiche per non trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di aggravio del divario di opportunità tra studenti. Auspico che si possano ripetere presto altri incontri di grande valenza come quello in corso e che si possano pianificare ulteriori iniziative mirate a stimolare nei giovani la conoscenza critica della storia e la partecipazione attiva e consapevole alla vita delle istituzioni democratiche. Un caro saluto, Giovanna Boda. E prego, prego. E credo che questo saluto introduca anche l'intervento introduttivo del dottore Marco Anello, che è in rappresentanza dell'ufficio scolastico regionale, ma responsabile dell'ambito territoriale di Palermo e dunque ha una conoscenza diretta di tutto ciò che è stato fatto proprio nei temi che la dottoressa Boda accennava qui in questo messaggio di saluto e tutto quello che si sta programmando, dottore Anello, perché siamo in questo momento proprio in trincea. Io ero venuto per parlare delle paritarie. Ma non si potrà esimere, diciamo, anche allora, per chiaro, dire due parole su quello che state facendo. Era una battuta, è ovvio che nessuno vuole, diciamo, minimizzare le criticità, le difficoltà del momento. Però devo dire, non per dovere legato al ruolo, la scuola e gli uffici stanno reagendo in maniera molto positiva e molto energica. Adesso non voglio annoiare spiegando nel dettaglio quella che è l'attività degli uffici. Tutti sanno che stiamo operando per assegnare un organico aggiuntivo lunedì, proprio per dare un elemento, o una riunione col prefetto e con gli enti locali per risolvere le residue situazioni di criticità che ancora ci sono sul piano delle aule. Attendiamo i banchi. Io, diciamo, che sono ragionevolmente fiducioso, come ho già detto, e anche mi obbligo, perché è ovvio che abbiamo l'obbligo di essere positivi e ottimisti, se no non andremo a lavorare. Ringrazio ancora tutti coloro che veramente negli uffici hanno sacrificato tutta l'estate, compreso sabato e domenica. Quindi, come ho detto, questo ottimismo non è irragionevole, non è superficiale, ma nasce da un consistente lavoro che è stato svolto. Quindi, ripeto, stiamo adesso affrontando gli ultimi nodi. Qua è presente il signor sindaco di Palermo, che è stato attentissimo. Abbiamo fatto delle riunioni proprio circoscrizione per circoscrizione, quindi abbiamo adesso soltanto delle situazioni residue che preoccupano, diciamo, ripetitivo, ragionevolmente. Non dobbiamo farci prendere dall'ansia e dal panico, perché è il nostro peggior nemico. Stare sul pezzo, affrontare i problemi uno per volta. Finora devo dire che li abbiamo risolti e quindi speriamo di poter arrivare serenamente all'avvio dell'anno scolastico, Covid permettendo. Ecco, questo è un po' il quadro della situazione. Ovviamente, come dicevano poc'anzi, viviamo in un tempo un po' grigio. Speriamo che dopo questa bufera venga un sole, diciamo, che splende. Credo che sia la speranza che nel cuore di tutti noi e che ci deve sempre animare nel nostro vissuto quotidiano, con tutte le sofferenze, anche le fatiche che ciò comporta, ma questo non deve spaventare, fa parte della vita di ognuno. Prego, se adesso potevo dire qualcosa sulle paritarie, ma io pensavo anche al rapporto di collaborazione. Tu sei pericoloso, come tutte le amiche. Dicevo, il rapporto di collaborazione che a livello locale, ma anche a livello regionale e nazionale, c'è tra le scuole statali e le scuole paritarie, proprio legato alla ripartenza. Credo che sia, come dire, un camminare insieme da questo punto di vista. Sì, io ho finito di parlare poc'anzi con l'amico Dario Cangelosi della FISM, chiedendo appunto la sua collaborazione per mettere a disposizione gli spazi che sicuramente le scuole paritarie hanno.
è stato firmato un protocollo tra l'ufficio scolastico regionale e la CEI regionale, qua rappresentata da Monsignor Pennisi, che è responsabile per la scuola, perché appunto anche le curie mettono a disposizione parte del loro patrimonio immobiliare. Quindi, ripeto, si sta facendo ogni sforzo e in ogni direzione. Sono stati chiaramente gli enti locali, si sono attivati, ci sono alcune situazioni un po' critiche. Chiaramente il rapporto tra scuola statale e paritaria va oltre la contingenza, insomma, un discorso estremamente ampio. In questa situazione siamo sicuri, anche in virtù dei buoni rapporti che abbiamo sempre avuto con l'organizzazione delle scuole paritarie, di avere anche questa volta il loro aiuto. Quindi proprio lunedì ci vediamo in ufficio con Dario per parlare di questo tema. Ripeto, è una sfida grande, però vedo che insomma tutti stiamo reagendo nella maniera migliore, più responsabile, più ragionevole. È chiaro che io cerco di dare parole di rassicurazione e è un po' il mio dovere. È chiaro che non sto, ci credo, credo nel lavoro che stiamo facendo. Mi devi fare portare però i saluti del direttore, se no poi mi tira le orecchie, il nostro direttore Stefano Suraniti, che oggi era impossibilitato a venire e che oggi rappresento. Due parole volevo soltanto ringraziare per l'invito, è stato già sottolineato da chi è stato qua, alunno, padre di alunni. Io no, veramente ho fatto parte un po' dell'altra sponda della scuola laica, così per così dire, palermitana. Non si può sottacere lo straordinario contributo dato dall'Istituto Gonzaga alla formazione della classe dirigente e della città in genere, straordinario dato da questo che è stato uno dei veri punti di riferimento della città in un centennio. Punto di riferimento che fa parte di una società laica e pluralista in cui deve esercitare la sua funzione una scuola laica e pluralista, come del resto è stato sancito anche dalla nostra normativa con la legge 62. Sono lontani ormai i tempi di un vetero laicismo. La cultura cattolica e la fede cattolica in una società autenticamente pluralista deve necessariamente, visto anche quella che è la storia del nostro paese, non può non dare il suo enorme contributo. Mi piaceva richiamare le parole della Presidente La Fidai, laddove parlava della crescita integrale della persona. Ecco, a volte si è fatta negli anni un'enfasi eccessiva sulle competenze, sul saper fare. Poi si è detto del saper essere, che è un'espressione un po' ambigua, io non so cosa voglia dire saper essere, essere, no, saper essere, io non è che so essere, io sono, è un po', si è fatta un po' di confusione. In realtà la scuola non può non interessarsi a prescindere del saper fare, dell'interiorità della persona, si cresce. E mi piace citare in ultimo, anche per non rubare tempo agli ulteriori relatori, e questo è un saluto più che insomma un intervento, le parole di San Giovanni Paolo II nella Laborem Exercens. L'allora distingue il lato oggettivo e il lato soggettivo del lavoro. Nelle filosofie materialistiche e immanentistiche si prende in considerazione solo quello che è il prodotto del lavoro. Insegnava Papa Wojtyla invece che il lavoro ci cambia dentro, quindi il lavoro ha un lato di soggettivo, che è una trasformazione interiore che si produce attraverso il lavoro, e lo studio è un lavoro. Lo studio è un lavoro che proprio per il suo contenuto culturale particolare esercita un doppio effetto di trasformazione. Quindi la sfida della scuola di ieri, di oggi e di sempre è quello sì di formare dei bravi professionisti, dei bravi lavoratori, delle persone, però soprattutto di fare crescere la loro interiorità e di creare
quella necessaria consapevolezza del proprio ruolo nel mondo, senza la quale avrà fallito il suo scopo. Io ringrazio ancora, esprimo grazie. Tutta la mia, come dire, la mia, mio riconoscimento e riconoscenza per questa prestigiosa istituzione e per il contributo che tutte le scuole paritarie danno al nostro sistema scolastico. Grazie, grazie davvero. E adesso vorrei qui il signor sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, che tanto per cambiare è stato un ex alunno del Gonzaga. Vedete quale responsabilità questo istituto in 100 anni ha. Sindaco, stamattina già in questi indirizzi di saluto sono emersi tutti i temi che riguardano il mondo della scuola attuale. E volendo parlare in termini anche ecclesiali e di fede, di profezia, qual è la situazione in questo momento e cosa rappresenta questo momento tra memoria e profezia? Buongiorno, 100 anni di Istituto Gonzaga mi portano a dire buon tempo e buon cammino. Buon tempo e buon cammino, qual è espresso in maniera assolutamente efficace nella scritta alle mie spalle, 100 passi verso il futuro, che esprime esattamente il senso del rispetto del tempo e anche dell'esigenza del cammino. Un'opera recente che ho pubblicato durante la pandemia, parlo del tempo dell'elefante. Ecco, io credo che essere qui e riconoscere che il Gonzaga è un elefante, che ha rispetto del tempo, una grande memoria, ma che ha anche chiara la direzione e che è consapevole delle contraddizioni della vita. Io amo gli elefanti, che sono grassi pur essendo vegetariani, che sono grossi e hanno paura dei topi, che hanno le zanne, la proboscide e convivono con lo smartphone. Ecco, io credo che il tempo dell'elefante è esattamente quello che mi sento di dire parlando del Gonzaga, e nessuno può certamente pensare che non lo faccia con gratitudine e con amore. Con Giovanna Boda abbiamo un corso avanzato ma non comunicabile, un progetto, un museo della memoria viva. E perché sì, memoria e profezia. Perché la memoria non è il ricordo. La memoria inquieta, la memoria interroga. Il ricordo è una data, un nome, una località. Scivola come la pioggia sull'impermeabile, il ricordo, la memoria no, la memoria ti inquieta. Allora io credo che noi siamo qui per fare memoria del Gonzaga, non per fare ricordo, e la parola profezia è un modo per rifiutare il domani cronologico, perché la profezia non è un domani e basta, è un domani di chi ha una visione. Ecco, credo che sia questo il senso dell'importanza di questo momento, nel quale Gonzaga ancora una volta, non sto cambiando argomento, parlerò di Palermo. Ancora una volta il Gonzaga deve affrontare la sfida di ogni essere umano. L'identità è il tempo. Io sostengo che l'identità è l'atto supremo di libertà. Per questo sono un nemico della legge del sangue. Io non sono palermitano perché mio padre e mia madre erano palermitani. Io non sono gonzaghino perché mio padre e mia madre mi hanno mandato al Gonzaga. Lo sono per scelta. Capite la differenza? E al termine di questo incontro, pur essendo di padre e madre palermitani, probabilmente diventerò tunisino ed ebreo. No. Tedesco e indù, ci sto pensando. Io credo che il Gonzaga debba in qualche modo rileggere la sua storia e vivere la profezia mettendo insieme la propria identità, perché il Gonzaga ha la sua identità, ha la sua specificità, con il tempo che cambia. E il Gonzaga è certamente cambiato in questi anni, come è cambiata la città. E questa è la ragione per la quale io vedo questo rapporto molto forte che esiste tra questa istituzione, tra questa presenza, tra la presenza non solo di una scuola paritaria ma anche dei gesuiti e la città di Palermo. Io credo che
quando faccio riferimento al tempo dell'elefante faccio riferimento esattamente al cambiamento di Palermo, di una città che è cambiata tra le mille contraddizioni, ma che aveva una visione, e per chi aveva una visione alla fine è andata bene, aveva un punto di arrivo, aveva una condivisione del punto estremo dell'orizzonte. Qual è la visione? Credo che possa essere condivisa oggi dalla città e dal Gonzaga. Io sono persona, noi siamo comunità. Io sono persona, che è l'alternativa all'egoismo individualistico. E nell'elefante Gonzaga c'è il rischio dell'affermazione dell'individualismo egoistico. Quando curi la formazione, quando sei attento al merito, c'è il rischio evidentemente di cadere in una contraddizione. Ma la forte visione del rispetto della persona è un freno rispetto al rischio. Così come noi certamente, noi siamo comunità, che è l'alternativa alla soffocante appartenenza di gruppi. Quando il gruppo si chiude, sia esso famiglia o chiesa, parrocchia o scuola, certamente diventa un elemento negativo. Io credo che il Gonzaga a questo ci abbia in qualche modo educato. Ad essere persone, nonostante le tentazioni individualistiche, presenti anche per ragioni di contesto, di classe sociale, e ad essere comunità e non gruppo chiuso. Da questo punto di vista voglio raccontarvi il perché sono fermamente convinto che la scuola è un bene comune. Il bene comune ha un valore straordinario, bypassa pubblico e privato, perché io credo che noi dovremmo in qualche modo abituarci a non usare più l'espressione pubblico e privato, a usare l'espressione bene comune. La scuola è bene comune, però un cammino, un cammino. Quando nel 65, così rivelo la mia età, io non conosco altra scuola che il Gonzaga, quindi diciamo tutto quello di negativo che porto di sopra è tutto merito del Gonzaga. Sostanzialmente, quando nel 65 ho conseguito la migliore maturità classica d'Italia, credo di essere il migliore ex-alunno nella storia dei Gesuiti a Palermo, ma questo è un dettaglio, quando ho conseguito la migliore maturità classica d'Italia, ho presentato la domanda per avere un premio. Ho presentato la domanda per avere un premio a un prestigiosissimo quotidiano della sera, di ispirazione comunista, che aveva messo in palio per il mio studente della città di Palermo un viaggio di 15 giorni a Mosca. Io ho presentato la domanda, essendo il migliore studente d'Italia, in un'altra epoca storica traducevo direttamente dal greco e dal latino, presento la domanda e non ricevo risposta. Mi reco alla sede di questo giornale, che è stato uno straordinario quotidiano della sera, non vorrei essere frainteso, ma l'elefante vive di contraddizioni, diciamo, ci sta tutto, è la vita sostanzialmente, e dico: scusatemi, ma io ho fatto la domanda, sono la migliore maturità classica d'Italia, ma perché non ho vinto questa borsa e l'ha vinto un diplomato che poi sarebbe diventato uno dei miei migliori amici, colleghi, anche docente universitario? Lei viene da una scuola privata. Ma io ho fatto l'esame con la commissione della scuola pubblica, perché gli esami si facevano a Garibaldi, non c'è stato verso. Capite com'è lungo il cammino dell'equiparazione? Capite com'è lungo il cammino del recepimento dell'idea della scuola come bene comune? Lo dico perché dobbiamo evitare che quando affrontiamo questi temi cadiamo negli estremi opposti. Crediamo nel laicismo e nel clericalismo. Sono due mali uguali e contrari che fanno ovviamente male alla costruzione di una società migliore, all'affermazione che esiste un bene comune. Ebbene, Palermo è certamente cambiata e direi noi stiamo scoprendo
che è possibile essere leggeri. Lo so che detto da un sindaco che ha tutto il peso della pesantezza di una città può sembrare una cosa un poco eccessiva. Palermo era 40 anni fa una città pesante. Oggi Palermo cerca di essere una città leggera, la leggerezza di Italo Calvino, che come è noto è caratteristica di chi ha valori forti, pesante chi ha valori deboli e malati, leggero chi ha valori forti. E qui l'auguro che faccio, la consiglia di essere elefante, continuare in questa direzione e di cercare di dare un contributo a questa città di essere leggera, proprio per cercare di dare un contributo di leggerezza. Noi questa mattina pianteremo un albero, un primo di 100 alberi che sono, si devono all'idea del rettore, del Gonzaga, e con la collaborazione dell'amministrazione comunale, c'è qui anche l'assessore al verde, ed è il primo di 100 alberi, così che richiama i 100 passi, o se volete i 100 anni, che in qualche modo attraverserà la città. Ovviamente raggiungerà anche Casa Professa, mi sembra quasi inevitabile, ma da qui a Casa Professa c'è sostanzialmente tutta la città. Ecco, questo è un segno di leggerezza, è un modo per vivere il tempo senza essere soffocati dall'angoscia dell'eterno presente. La scuola ha un compito, per me il compito più importante della scuola è educare alla libertà dalla paura. La scuola deve educare ad essere liberi dalla paura, ad essere inquieti, ma liberi dalla paura. Ecco perché è necessario avere cura. Capite quali sono le mie ispirazioni? Non devo spiegare, non devo citare evidentemente Don Milani. Cioè l'avere cura è il compito della scuola, che è l'alternativa all'avere paura. Essere preoccupati è normale, ma se ho un bivio, se ami, sei inquieto, hai cura. Se non ami, hai paura. Io credo che sia questo il messaggio profondo, che non credo che appartenga a Gesù Cristo, ad Allah, piuttosto che a Yahweh. Credo che appartenga alla persona umana. Credo che sia proprio il senso vero dell'essere comunità, il senso vero del vivere l'ambiente, non come rispetto dei boschi, dei fiumi, ma rispetto alla persona. Cioè, Laudato sì, sostanzialmente, parla di ambiente, non me ne sono accorto. Credo che parli della persona e della comunità, credo che parli di come i temi che riguardano la natura, la pace e la sicurezza non sono separati, ma sono un tutt'uno, che riguardano la vita delle persone umane. E voglio ringraziare la CESI, Monsignor Pennisi, che è qui presente, per questa collaborazione. Dovremmo farlo sapere ai parroci, perché ho scoperto che molti abbiamo fatto un accordo regionale per poter collaborare nel reperimento di aule necessarie per esigenze scolastiche, l'ufficio scolastico regionale, l'assessorato regionale, la CESI e l'ANCI, l'associazione dei sindaci siciliani che rappresento, però ancora dobbiamo, Alessandra, aiutaci. Io no, per far sapere che c'è questa possibilità, cioè, molti non ne sono informati, non l'hanno saputo, con questo siamo on the way. Sì. Cosa dire? In questa città stiamo cercando di essere leggeri, è pesante, ma questo stiamo cercando di essere leggeri, e soprattutto stiamo cercando di promuovere la fiducia. La fiducia non si ha in chi sta dalla tua stessa parte. La fiducia si ha in chi parla il tuo linguaggio. Io ho molto più fiducia in chi non sta dalla mia parte, ma parla il mio linguaggio, piuttosto che nei confronti di chi sta dalla mia parte e non parla il mio linguaggio. Io sono circondato da persone che stanno dalla mia parte e non parlano il mio linguaggio, dei quali non ho fiducia. Non so se sono stato chiaro. Credo che lo stesso valga anche per voi. E allora facciamo un patto di linguaggio. Cominciamo a non usare più la parola statale e privata, usiamo la parola la scuola bene comune. Proviamo a fare un altro patto di linguaggio. Cominciamo col dire che la scuola è un obiettivo, avere cura, cioè liberare dalla paura. Tutto il resto poi sa giusto. Qui a destra, qui a sinistra, qui è ebreo, musulmano.
Dio è grande e perdona a tutti. Grazie. Grazie, grazie Sindaco. Credo che anche questo segno che alla fine della mattinata ci sarà della piantumazione del primo dei 100 alberi sia un segno importante dell'avere cura, un segno, proprio un simbolo che la città potrà vedere e potrà imparare ad apprezzare anche nella crescita che questi alberi avranno. E adesso abbiamo i nostri relatori e cominciamo con una relatrice che è collegata con noi, si è appena collegata, Elena Ugolini, è preside del Liceo Malpighi di Bologna, è membro del CSP. Il suo intervento introduce proprio l'argomento dei nostri lavori di oggi, memoria e profezia. Poco fa, introducendo un po' gli interventi di saluto, avevo invitato alla brevità e devo dire, visto l'alto numero di persone che sono intervenuti, dobbiamo fare le congratulazioni perché hanno fatto degli interventi di saluto importanti, di contenuto, ma anche abbastanza sintetici. Ecco, per i relatori io darei un quarto d'ora ciascuno, al massimo, in modo da poter contenere la durata. Prego Preside Ugolini, a lei la parola. Buongiorno a tutti, mi dispiace molto non essere lì con voi in presenza perché questi strumenti ci aiutano ad accorciare le distanze. Io sono a Bologna e voi siete a Palermo, però la presenza è sempre il modo, e non ci sono perché sono caduta e mi sono fatta male, però la presente è sempre il modo per dire che siamo una comunità e che io ho bisogno di voi e voi avete bisogno di me, e non ci conosciamo. E infatti, per svolgere brevemente il tema memoria e profezia della scuola cattolica, io vorrei proprio partire da questo. Io per pensare al mio intervento sono andata a leggere la storia di questa scuola e ho scoperto, come scopro sempre, continuamente, che dietro una bella scuola, una grande scuola, ci sono delle persone, a volte dei santi. E le origini della vostra scuola sono di fatto nel 1549, quando i primi padri gesuiti giunsero a Palermo. E questo arrivo è molto precedente alla nascita della scuola statale italiana, pensateci. E per questo sono d'accordissimo col vostro sindaco. Pubblica, statale, privata, la scuola è un bene comune perché da sempre l'uomo ha cercato di aiutare i propri piccoli a entrare dentro il mondo, dentro la realtà, avendo gli strumenti per conoscerla, per viverla, per costruirla, per cambiarla. E le radici di questa grande scuola, che in questo momento è all'avanguardia, perché all'interno di questa scuola abbiamo tutto il percorso scolastico, ma abbiamo una scuola internazionale, abbiamo un liceo sperimentale quadriennale, abbiamo un liceo scientifico, abbiamo una cura ai laboratori, una cura alle lingue straniere. Perché una scuola che ha delle radici così profonde, antiche, è così capace di interpretare il presente? Io me lo sono chiesto, perché tante scuole paritarie, non statali, parlano e si lamentano sempre di una crisi che ha delle cause esterne. Non arrivano i soldi, non c'è un riconoscimento pubblico del lavoro che si fa, ma la storia dell'Istituto Gonzaga, secondo me, fa capire che la forza e la grandezza di una scuola è nella sua anima, perché la scuola
ha un cuore, che è il rapporto che si stabilisce tra i docenti e gli studenti. E quando questo cuore pulsa, perché c'è un'anima, c'è una prospettiva, c'è una motivazione profonda, si trovano tutte le strade per essere presenti dentro il mondo, per essere presenti dentro una città, per essere capaci di aver rapporto con ragazzi, con bambini che sono molto più piccoli di noi, che vivono in un momento con delle caratteristiche radicalmente diverse rispetto a quello che abbiamo vissuto noi quando eravamo bambini o quando eravamo ragazzi. Ecco, io penso che dentro la storia dell'Istituto Gonzaga si capisca per quale motivo il passato può essere il punto di partenza per vivere il presente e il futuro. Solo quando questo passato è ricco di un carisma, di una motivazione, di una passione, di un amore, come quello che vive all'interno del metodo di Sant'Ignazio e anche dell'esempio di San Luigi Gonzaga, a cui è dedicata la scuola. Cioè, San Luigi Gonzaga è morto a 23 anni. L'altra sera ho seguito una lezione di storia dell'arte e dicevano che Masaccio è morto a 27 anni. Cioè, noi parliamo dei giovani, no? Ma ci sono stati periodi della storia in cui i giovani erano veramente protagonisti. Ora, noi in questo momento in cui stiamo discutendo della riapertura delle scuole, in cui stiamo ponendo l'accento sulla fragilità di chi ha più di 55 anni. Ma noi stiamo veramente preoccupandoci del futuro e del bene dei nostri bambini, dei nostri studenti, che possono avere 15-16 anni, ma io qui apro anche il discorso a chi magari fa l'università o chi sta frequentando le accademie. Quindi dentro questa scuola, dentro l'Istituto Gonzaga, si nasconde il segreto di una scuola che può avere radici nel passato, saper leggere il presente e vincere le sfide del futuro. Può essere solo una scuola che ha le chiavi d'accesso a quello di cui ha bisogno la persona per crescere. Andando a rivedere il metodo di Sant'Ignazio, che ancora vive non dico solo dentro le scuole come il Gonzaga, ma in modo anche proprio indiretto e lontano, in tutte le scuole, in tutta la scuola italiana, perché andando a vedere la Ratio Studiorum da cui Sant'Ignazio impara e prende spunto per mettere a fuoco il metodo, si vede a chi siamo debitori come scuola italiana, perché il tema dell'esperienza, il tema della personalizzazione, il tema dell'importanza della verifica e dell'esercizio, l'idea della ripetizione come approfondimento affettivo che permette di recuperare quel che si impara e di farlo proprio, l'importanza delle domande, il tema della comunità, dell'apprendimento che vive dentro una comunità, l'importanza della valutazione, la competizione vera, cioè chiedere insieme di arrivare a fare un percorso. Si discute tanto sulla valutazione, ma quando i ragazzi non sono valutati, non sono neanche valorizzati in quel che fanno. Allora, andando a rivedere, e poi qui ci sarebbe bisogno di tanto tempo, il metodo pedagogico che nasce da Sant'Ignazio, si capisce da una parte quanto la scuola italiana, così come costruita, sia debitrice di questo metodo. Perché la scuola italiana è diversa da quella francese, da quella americana e da quella inglese. Perché? Andiamo a rivedere da dove nasce la scuola dei gesuiti e rivedremo che c'è un'origine da riscoprire nella nostra scuola, perché noi siamo debitori di questa origine.
Però, come sempre, se non si va al cuore, al motivo per cui nasce un metodo, il metodo poi decade. E infatti Sant'Ignazio cosa diceva? Non è il molto sapere che sate soddisfa l'anima, ma il sentire e gustare le cose interiormente. Provate a pensare che cosa è venuto fuori durante il lockdown. Durante il lockdown è venuta fuori l'anima della scuola, perché non c'erano più gli edifici erano vuoti. Io sono ritornata a scuola ancora in pieno lockdown, perché avevo una connessione che non funzionava bene, e entrare dentro una scuola vuota la prima volta mi ha fatto impressione, però tutti i giorni io vedevo la scuola che continuava attraverso il web nel rapporto tra gli studenti e gli insegnanti. Allora, dentro in questi mesi di lockdown abbiamo visto proprio che esiste un'anima della scuola che può andare avanti addirittura quando la scuola come luogo fisico si chiude, e senza la quale, anche ritornando nel luogo fisico, è come se la scuola non ci fosse. Perché quello che dice Sant'Ignazio è sacrosanto, cioè non è il molto sapere che sate soddisfa, ma è sentire, gustare le cose interiormente. Cioè, durante il lockdown, che cosa abbiamo capito? Che i docenti fanno la differenza, perché alcuni sono stati presenti, altri no. Seconda cosa che abbiamo capito, il problema non è quante ore si fanno, ma che cosa, quante, come si fanno, che tipo di esperienza fanno i ragazzi mentre apprendono. Se quello che imparano è per sé, se godono, se fanno un'esperienza di crescita in cui loro sono al centro. Ma la terza cosa che noi abbiamo capito è che non c'è differenza, e qui arrivo alla conclusione del mio intervento perché non voglio prendere troppo tempo, non c'è differenza tra noi e i medici. Durante il lockdown noi abbiamo visto dar la vita per persone sconosciute, da medici, infermieri. Nessuno avrebbe mai potuto prevedere di trovarci in una situazione come quella in cui ci siamo trovati a Bergamo, a Milano. E abbiamo visto delle persone che hanno dato la vita per persone che non conoscevano. Ecco, noi a scuola siamo chiamati a fare la stessa cosa. E quando ci sono delle polemiche sul fatto che il mestiere dell'insegnante è una professione, che quindi non si può parlare di vocazione, io mi metto veramente a ridere, perché un bravo docente, un bravo professionista, sa bene la propria materia, è in grado di relazionarsi con i propri studenti per fare quello che indicava Sant'Ignazio, aiutare gli studenti ad appropriarsi, a godere di quel che tu in qualche modo gli proponi. Ma la terza cosa è una persona capace di lavorare insieme in una comunità. Perché così come nelle famiglie, quando il babbo dice una cosa e la mamma dice un'altra cosa, il bambino cresce storto, allo stesso modo all'interno di una scuola, se un professore che entra in una classe in un'ora non va d'accordo, non ha una comunità di intenti con chi entra l'ora dopo, è molto difficile che in quel bambino, in quel ragazzo, nasca una visione di una complessità in cui c'è la speranza di trovare una soluzione. Cioè, noi non possiamo, ed è qui la profezia della scuola cattolica e di una scuola poi con questa storia, noi non possiamo proteggere i bambini e i ragazzi della realtà, perché il nostro scopo è introdurre alla realtà. Ma allo stesso modo la realtà nella sua complessità deve poter avere delle chiavi di accesso. Ecco, noi non riusciremo mai a dare delle chiavi di accesso se, primo, non sapremo bene le materie che insegniamo, perché la scuola non è un oratorio, ma è un luogo dove si impara.
Secondo, se non sapremo trovare il modo per far diventare protagonisti i nostri studenti. Terzo, se non sapremo lavorare insieme agli altri in un orizzonte comune, che è questo, che è quello di una costruttività, di chiavi di accesso per tutto quel che di vero, di bene, di bello c'è stato dato nella storia, c'è nel presente, per costruire poi il futuro. Finisco dicendo che tutte le polemiche sulla riapertura della scuola, a mio parere, nascono dal fatto che tutti noi siamo disposti a sottoscrivere quello che ha detto Draghi al meeting di Rimini. Cioè abbiamo messo sulle spalle dei nostri figli un debito enorme, ma dobbiamo dargli gli strumenti per poter essere capaci di vivere il futuro, di poter affrontare situazioni diverse. Per cui al primo posto ci deve essere l'educazione. Io quando parlo di educazione non penso solo alla scuola, penso anche all'università, alle accademie, ai centri di formazione professionale. Allora noi, di fronte a questo appello, al primo posto ci deve essere l'educazione. Questo è il bene più grande da conservare. Noi non siamo disposti a cambiare. Perché? Perché continuiamo con la burocrazia a rendere difficile il facile attraverso l'inutile. Perché non collaboriamo, il livello comunale, regionale, nazionale non collabora. Non siamo capaci di programmazione, ma poi c'è un tema di responsabilità da parte dei docenti che, come succede in tutti gli ambiti lavorativi, possono benissimo andare a scuola anche se hanno più di 55 anni. Si mettano la mascherina. Tengano le distanze. Stessa cosa per il personale non docente, ma stessa cosa per le famiglie. Aiutateci a riaprire e soprattutto aiutateci a non chiudere subito, perché non ci aiutate ad utilizzare tutto quello che serve per poter fronteggiare questo virus, che ovviamente continua a essere un ospite indesiderato, ma assolutamente governabile. Qual è il bene più grande che abbiamo? Il nostro lavoro, il nostro stipendio? No, la possibilità che attraverso il nostro lavoro, che deve essere giustamente remunerato, ci sia la possibilità di questo scambio tra generazioni che permette di costruire il presente e di aprirsi al futuro. Perché altrimenti diciamo cose che non crediamo. E da cosa si vede che una persona non crede fino in fondo in quel che dice? Perché non è disposto a cambiare. Noi dobbiamo cambiare, genitori, dirigenti, insegnanti, personale non docente, e dobbiamo sapere imparare dal passato, non per tornare al passato, ma per vedere qual è la genesi di un modo di far scuola che dà ai ragazzi e ai bambini la possibilità di crescere e di avere le chiavi di accesso al futuro. Grazie, grazie professoressa Ugolini, anche per aver saputo, diciamo, collegare, compendiare la teoria agli esempi pratici di quello che stiamo vivendo in questo momento. Peraltro lei appunto è membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, quindi i problemi non li ha elencati soltanto da osservatrice, ma da conoscitrice a fondo. E tra l'altro, come preside, immagino che tante decisioni e tanti guai debbano essere in qualche modo risolti in breve tempo, ecco, nell'arco dei prossimi 10 giorni, 2 settimane, per poter essere pronti a riaprire e tornare in classe. Quindi tutti noi le auguriamo buon lavoro, ci auguriamo buon lavoro. Grazie. Grazie, grazie. Adesso vorrei invitare padre Vitangelo De Nora. Padre De Nora è un po' il padrone di casa insieme a padre Notari, qui è il presidente della FIDA e Sicilia, ma è direttore generale dell'Istituto Gonzaga ISP. E siamo qui, l'abbiamo detto più volte, proprio per celebrare i 100 anni dell'Istituto Gonzaga
e dunque a lui è affidato anche un po' il compito di analizzare, raccontare questa scuola cattolica radicata nel passato, ma con i 100 passi nel futuro. Bene, allora è vero che il Gonzaga apre il 15 ottobre 1919, quindi un istituto della compagnia dedicato a San Luigi Gonzaga, e apre nella casetta Whittaker che diciamo avete visto entrando, con un numero di alunni abbastanza esiguo, sono 22 gli alunni in quell'anno, e 3 anni dopo diventano 200 alunni già, poi diciamo aumentando e passando attraverso delle fasi più facili o più difficili, anche attraverso la guerra, in Gonzaga dopo la guerra già 600 alunni, e poi via via cresce come istituzione a servizio di questa città. Però non è solo questa la storia che possiamo raccontare, perché in realtà il primo istituto dei gesuiti a Palermo data nel 1549, è il secondo istituto della compagnia dopo quello di Messina del 1548. Quindi la storia di questo istituto si intreccia un po' con una storia assai più lunga e assai più grande, che riguarda un po' l'impegno anche della Compagnia di Gesù nell'educazione. E mi piace iniziare dicendo che questo impegno dei gesuiti in educazione non era per nulla scontato. In un testo fondamentale, il testo fondamentale d'ordine religioso che sono le Costituzioni, in una prima versione, Sant'Ignazio dice che non ci saranno mai classi, mai scuole, nella Compagnia di Gesù. Testo che poi sarà rivisto, diciamo, in vita da Sant'Ignazio, che dopo qualche anno invece capisce diversamente questa cosa. Allora, come mai questo cambiamento così radicale? Certamente Ignazio immaginava un gruppo di uomini dedicati al Signore, compagni appunto di Gesù, sulle strade del mondo. L'immaginava missionari, l'immaginava senza strutture, l'immaginava inviati dove era più urgente, più universale incontrare l'uomo, facendo proprio lo stile di Gesù Cristo. Si diceva andare all'apostolica, quindi il gruppo di apostoli che intorno a Gesù leggono i bisogni di un'epoca e si impegnano per questo. E in questo loro itinerario però fanno alcune esperienze che li convincono. Una, l'esperienza della loro stessa formazione. Loro devono affrontare le sfide della loro epoca e vogliono trovare una buona formazione per questo. E per questo cercano molto. Si rendono conto di quanto sia importante una buona formazione per affrontare le sfide grandi dell'epoca che stanno vivendo. E questa importanza della formazione la portano dentro, cominciano a portarla dentro, vanno a studiare, finiscono a studiare a Parigi perché è l'università dove si garantisce un metodo più attivo, dove si sente più valorizzata la persona, però si rendono conto di quanto sia importante formarsi bene per le sfide di un'epoca. Un secondo aspetto che si rendono conto è che effettivamente la sfida di una buona educazione è una sfida centrale per costruire un mondo migliore. I primi gesuiti dicono educare e rinnovare il mondo. Per loro l'educazione è una forma, è la più alta forma di carità, è un'opera sociale. Se vuoi cambiare la società, se vuoi cambiare il mondo, offri educazione, istruzione ai ragazzi. E quindi in questo senso condividono l'epoca che stanno vivendo questa grande idea un po' umanista di educazione, che l'educazione avrebbe potuto davvero dare nuove opportunità per la vita personale delle persone e anche per la vita insieme agli altri. E il terzo movimento molto interessante è che quando cominciano queste esperienze di educazione e di insegnamento,
loro colgono una profonda affinità tra quella che è l'esperienza dell'insegnamento e quella che è l'esperienza che loro facevano dando gli esercizi spirituali ad altri. Cioè nella dinamica educativa, nel rapporto educativo, avveniva non solo un passaggio di conoscenze, un passaggio di contenuti, ma avveniva una vicenda profondamente umana, molto più ampia. Ci si incontrava, veniva messo in gioco il mistero della vita dell'altro e il mistero della mia vita. In questo incontro succedeva qualcosa di sacro. Questo incontro veramente non aveva quella itineranza apostolica che vuol dire andare nelle terre lontane missionarie, ma è comunque un cammino profondamente umano che tocca il sacro dell'esistenza umana. Che l'educazione, come si diceva, non è solamente una professione, ma è qualcosa che ci rimanda vocazionalmente a qualcosa di più profondo. E questo avviene sia se ne facciamo una lettura in una prospettiva di fede, ma sia anche ogni professore sa che lì davanti, in quello che sta facendo, si gioca qualcosa di molto più profondo, molto più sacro, di una trasmissione di contenuti. Per questo, diciamo, Sant'Ignazio accetta di aprire delle scuole e accetta di aprire delle scuole in Sicilia. Glielo chiedono perché dicono per la Sicilia c'è bisogno di una buona formazione e la formazione che i gesuiti davano ai propri membri, quindi una formazione interna per la missione, era una formazione che sembrava adatta per le sfide di questo cambiamento d'epoca, non un'epoca di cambiamenti, ma ci troviamo in un cambiamento d'epoca. E quindi manda un gruppo di gesuiti abbastanza consistente a Messina e poi si diffonde in Sicilia il modello del collegio dei gesuiti, che ne arrivano ad avere prima della soppressione della compagnia più di 50 nella sola regione siciliana. E diciamo Palermo appunto è la seconda di questa scuola. Queste scuole Sant'Ignazio voleva che fossero fondate, quindi accettava di mandare i gesuiti se qualcuno garantiva che queste scuole fossero fondate, quindi i notabili della città, le forze vive della città potessero unirsi per dare l'opportunità di aprire queste scuole dove si diceva qui si entra gratis, perché dovevano essere aperte a quanto più numero possibile di persone, anche che tradizionalmente non avessero potuto permettersi l'educazione. Capite che queste origini ci dicono tante cose su oggi, e passando da alcuni aspetti della scuola del Gonzaga arrivo poi ad oggi. Quindi il Gonzaga nasce con l'idea che questa è un'istituzione a servizio della città, a servizio del bene di un mondo che vuole cambiare, a servizio delle persone che vogliono vivere un nuovo protagonismo e a servizio di una sfida di un mondo più umano e più giusto. Questo impegno in questi 100 anni è stato reinterpretato, ha dovuto vedere diverse sfide, diverse realtà. Io ne voglio citare qualcuna, non posso parlare di tutta la storia dell'istituto, però qualcuna ne voglio citare. Certamente l'istruzione e la cultura aiuta le persone a vivere meglio e a fare un mondo più umano. Questo vuol dire nella Sicilia lottare contro per una cultura della legalità. E il Gonzaga è stato presente a questa sfida sin dall'inizio, nel senso anche quando sono partite tutte le iniziative per quanto riguarda l'addio Pizzo, l'impegno della giornata della legalità del 23 maggio, la messa del finale della giornata del 23 maggio si è fatta per volontà della moglie di Falcone qui, per tantissimi anni. Adesso è cambiato, ma diciamo è nata qui. Questa è una piccola pillola di come l'impegno per la cultura, per l'istruzione può cambiare una realtà ed è la forma migliore per cambiare la realtà, investire nell'istruzione e nella cultura dei giovani. Secondo esempio, la sfida delle migrazioni. La compagnia ha molto a cuore questo tema col padre Rupe nasce
il Jesuit Refugee Service per i rifugiati in tempi ancora non così, dove le interconnessioni erano più difficili, e qui a Palermo la scuola a servizio degli immigrati nasce al Gonzaga. Al Gonzaga un gruppo di docenti e un gruppo di persone fanno nascere qui la scuola del centro Astalli per i migranti la città. Di nuovo un contributo educativo per un cambiamento a servizio delle persone più povere, delle sfide del tempo. Questo impegno che in qualche modo, se si rilegge la storia, è anche un impegno per il Mediterraneo. Ci sono delle tracce della storia in cui si dice a un certo punto, qui per esempio nasce un centro universitario sempre nel perimetro della scuola, ed è del 1962 che si dice che si vuole offrire qui un luogo per aiutare tutti quei giovani siciliani che, pur essendo dotati di preparazione e di doti, non hanno i mezzi adeguati per pagarsi l'università. E in questo testo si parla di giovani siciliani, e poi si parla a un certo punto non solo di giovani siciliani, ma di persone che provengono dai paesi africani e dal Medio Oriente. Siamo nel 1962, quindi diciamo si cerca di intercettare una sfida che poi diventerà una sfida centrale per il nostro mondo. Questo per dare qualche pennellata di come, rispetto a un cambiamento d'epoca, ai cambiamenti d'epoca, l'istituzione ha voluto essere presente nel contesto cittadino. Ma oggi, che siamo in un altro cambiamento d'epoca, che cosa può voler dire questa pennellata che abbiamo dato su questa origine della scuola dei gesuiti? E abbiamo detto tante cose, quindi una formazione gratuita, una formazione aperta, una formazione che prepara le sfide della società. Nel tempo della pandemia, forse come in quell'epoca, ci siamo accorti di quanto sia importante la scuola, di come sia importante la formazione delle persone, ma anche come la scuola sia quell'ambiente, quel tessuto che anche di un periodo di grande sfiducia ha traghettato un avvenire. E quindi come siamo stati testimoni, al di là delle difficoltà che la scuola ha vissuto, di una grande reazione collettiva, di una grande testimonianza da parte dei protagonisti principali della scuola, insegnanti, personale, alunni, di una grande dedizione. In questo momento, leggendo questi mesi, io credo che ogni insegnante e le nostre scuole si sono posti il problema di come raggiungere i bambini, in qualsiasi modo questo poteva avvenire, di come non interrompere quel rapporto educativo che diceva, che riconoscevamo essere qualcosa di fondamentale per la loro crescita e anche per noi, di come dar spazio a quel sacro che la relazione educativa mette in campo. Io credo che questa sia stata una testimonianza che anche Papa Francesco ha progressivamente messo in luce, come stava avvenendo durante la pandemia nella coscienza collettiva. Certamente protagonisti principali, medici e infermieri. Però piano piano, nelle sue preghiere, nei suoi messaggi, anche la figura degli insegnanti veniva fuori. Ecco, come quelli che tutti sulla stessa barca stavamo attraversando questa grande tempesta. Una zattera forse più che una barca, improvvisata un po' all'ultimo momento, ma una zattera, e lo dice qualche testo della Fide, che ha permesso di attraversare la tempesta e di mantenere la continuità educativa. Dobbiamo ripartire dall'importanza della scuola, dalla fondamentale importanza della relazione educativa che va riconosciuta. Quanto importante sia questa opera educativa per la trasformazione della società, per una società più umana e più giusta. In questo momento
quanto importante sia attraverso la scuola costruire la fiducia, costruire la speranza, costruire l'idea che l'amore vince la paura, che la dedizione è più forte di tutte le difficoltà che con la creatività possiamo affrontare, che nel rispetto della sicurezza possiamo ciascuno mettere a disposizione le forze migliori per andare avanti. E questa idea di una scuola a 360 gradi, di una scuola educativa, che è il messaggio che la scuola cattolica porta da sempre, è molto attuale. L'abbiamo capita tutti, dobbiamo pensare non come una risorsa nostra, ma come una risorsa, come si diceva ampiamente in questi precedenti interventi, come una risorsa veramente di tutti. E allora abbiamo tante sfide per ripartire. Un altro aspetto, un'altra pennellata che volevo dare di questa nostra lunga tradizione, questa lunga storia del Gonzaga, è quella che il metodo dei gesuiti che si andò formando non nacque dal più grande pedagogo dell'ordine. Non ci fu uno che scrisse la Ratio Studiorum. La Ratio Studiorum, che era il metodo comune di tutte le scuole e che nasceva dal primum ac prototypum, che era la scuola di Messina, e che il secondo era la scuola di Palermo, nacque dalla condivisione delle buone pratiche. I gesuiti, con gli strumenti del tempo che non sono quelli della FIDAE di oggi, ma condividevano queste buone pratiche, si dicevano fra di loro le cose che avevano funzionato e le cose che non avevano funzionato, con una sapienza che traduceva in vita quotidiana i principi educativi, che diventasse davvero la sostanza di quel quotidiano magico che è la scuola. Si direbbe oggi, arrivavano addirittura a dire chi doveva stare ai primi banchi e chi doveva stare agli ultimi banchi, come gestire i problemi disciplinari, si direbbe oggi come disporli questi banchi. Ecco, una sapienza del quotidiano che nasceva da una condivisione delle pratiche, da un atteggiamento di condivisione, da un atteggiamento di rete. Io credo che qui c'è un altro punto forte che abbiamo sperimentato in questo periodo e che abbiamo già evocato, che non dobbiamo perdere. La scuola va costruita davvero insieme, con il contributo di tutti, con la condivisione delle buone pratiche, con la collaborazione che si può instaurare a livello di scuole della compagnia, a livello di scuole cattoliche della regione, di scuole della regione, di scuole italiane, di scuole anche di tutto il mondo. E questo costruire insieme, che è stato uno degli aspetti più belli che abbiamo vissuto come FIDA in questo tempo, ma anche a livello regionale, ma anche diciamo nella collaborazione con le istituzioni, è davvero il segno di un cammino di profondità che non può essere altro che un cammino di ricerca e di umiltà. Un educatore sa che non ci sono le risposte, ma ci sono i percorsi di accompagnamento alla crescita dei bambini e dei ragazzi. E questo taglio di umiltà e di ricerca è un taglio che forse dopo la pandemia fa parte di quella scuola nuova che non potrà essere come quella di prima. Ricerca che riguarda anche i principali protagonisti, che sono gli alunni. Il centenario, quindi, per noi, quindi 100 passi nel futuro, voleva dire questo tentativo di salire sopra l'elefante, diciamo così, e di guardare al futuro con speranza. Non ci aspettavamo un anno del genere e forse i nostri toni all'inizio potevano essere più trionfalisti. Oggi si fanno toni coraggiosi ma umili, e credo che questo sia una traccia molto bella perché l'educazione possa custodire davvero l'essenziale. In questo disegno diciamo del centenario, noi avevamo l'idea di dire appunto il Gonzaga
è un istituto che non si vuole chiudere in se stesso, ma vuole aprirsi alla città, costruire ponti, rinnovare questa vocazione che oggi Papa Francesco descrive sotto l'aspetto dell'ecologia. Ecologia che è un'ecologia integrale, che non riguarda semplicemente l'aspetto del verde, ma riguarda una relazione con il mondo più giusta, una relazione con la terra più giusta, è una relazione in cui se noi usiamo male delle nostre risorse, le relazioni fra di noi diventano di ingiustizia e i più poveri ne fanno le spese. Quindi come una sfida sintetica che potesse rappresentare oggi un rinnovato impegno di un'istituzione che non si guarda l'ombelico ma che prova a guardare avanti. Oggi quindi lo facciamo con un'umiltà diversa. E alla fine di questo incontro ci sarà, pianteremo un ulivo che è un albero che testimonia e rappresenta il valore di questa terra, ma anche tanti altri valori. Un albero umile che ha nel suo tronco anche le sofferenze della storia e che vuole esprimere insieme l'idea dell'ecologia, l'idea della crescita, l'idea della giustizia oggi nel contesto in cui viviamo. Vuole esprimere quell'idea che per l'educazione oggi ci dobbiamo mettere tutti insieme. Città, famiglie, scuola, operatori scolastici, per costruire questo patto educativo che nell'ecologia integrale trova il suo manifesto. La scuola è veramente un bene di tutti ed è oggi quel luogo dove può rinascere una speranza, può rinascere l'amore che vince le difficoltà e vince la morte e può rinascere un futuro. E allora per questo io vorrei fare un finale a sorpresa e chiamare gli unici due studenti che sono qui a dire come vedono loro il presente e il futuro del Gonzaga per la città di Palermo. Allora, mettetevi qui, dietro di me. Buongiorno entrambi, ci conosciamo. Vecchie conosciamo. L'ha intervistato da 10 anni, mi ha detto, la prima volta che l'ha intervistato. Li conosco da quando erano bambini in prima elementare. Avvicinatevi un po' dietro di me, così siete inquadrati. Perfetto. Chi inizia? Giulio. Vai. Sorpresa, quindi. Presentati. Io sono Mario Lentini e sono uno studente del prossimo quarto anno del liceo STEM. Allora, pensando al Gonzaga, magari per la città di Palermo, che cosa ha fatto il Gonzaga per la città di Palermo, posso dire che magari in passato il Gonzaga ha formato uomini e donne che si sono distinti nei più svariati campi. Al presente posso dire che il Gonzaga oggi sta portando tante innovazioni, come ad esempio il liceo STEM, oppure anche la scuola internazionale. Nel futuro io credo che, continuando così, il Gonzaga si troverà sempre un passo avanti alle altre scuole. Grazie a tutti. Il campanile, Mario, questo. Ora passiamo al campanile, Giulio. Mezzo campanile. Secondo il mio punto di vista, oggi scegliere di frequentare il Gonzaga significa avere la possibilità di avere anche un riscatto sociale e morale, nel senso che il Gonzaga si muove e opera sia sulla dimensione individuale, ma soprattutto sulla dimensione collettiva, di comunità educante. Questo anche aiutando la città di Palermo, ricollegandomi a quello che ha detto Mario, aiutando la città di Palermo ad avere delle opportunità di crescita culturale per tutti. Per il futuro, secondo me, è importante che queste opportunità vadano colte affinché
ci sia un rapporto sempre più stretto tra il nostro istituto, tra la nostra scuola e il contesto in cui opera e in cui è inserito. Che dire, come Mario, io mi auguro, però sono fortemente convinto che il nostro istituto continuerà a eccellere e distinguersi tra le scuole della città. Grazie. Grazie ragazzi. Hanno veramente espresso con schiettezza, anche con molta sincerità, insomma, qual è la loro esperienza, con forza. L'orgoglio di Padre Nenora lo potete, diciamo, notare visivamente. E per restare in tema, questa sorpresa la faccio io, vorrei leggervi un messaggio che ha mandato una mamma che è collegata in remoto e sta seguendo il webinar di questo incontro. Credo sia molto importante, molto legato a quello che diceva Padre Nenora poco fa, cioè la sfida che le scuole tutte hanno lanciato nel periodo di lockdown, in cui hanno cercato di fare di tutto per poter agganciare gli studenti, anche quelli più problematici, anche quelli più difficili. Ne è testimonianza il fatto, l'altro giorno sentivo l'intervista di una preside di periferia che diceva che un alunno l'ha incontrata per strada e le ha detto schiettamente: mai avrei potuto immaginare che il mio desiderio più grande durante l'estate sarebbe stato quello di ritornare a scuola, che è emblematico di quello che significa un po', la preside Ugolini lo diceva poco fa, essere scuola a prescindere dalle mura, a prescindere dall'edificio. Questa mamma dice questo, ve lo leggo così come è arrivata. Buongiorno a tutti, come mamma di uno studente con peculiarità, siamo da sempre abituati alla resistenza di cui ha parlato Padre Notari. Il Covid ha messo a dura prova tutti, bambini, ragazzi, adolescenti, che per la prima volta hanno sperimentato ciò che mio figlio sperimenta quotidianamente, la solitudine. Il Gonzaga ci è stato di grande aiuto provando a creare connessioni con una quotidianità vissuta anche attraverso lo schermo di un computer. L'istituzione scolastica e tutte le agenzie che con essa collaborano dovrebbero ancor di più incentivare, arricchire e supportare tutti i ragazzi e le famiglie che quotidianamente affrontano difficoltà e problematiche che fanno apparire la pandemia come un ulteriore fardello che ci allontana dalla vita di relazioni e di rapporti umani di cui abbiamo bisogno. Creando integrazioni e connessioni, cito il professor La Galla, fra il mondo della normalità e quello della particolarità. Quali prospettive ulteriori per noi che vogliamo fare scuola? Credo che sia un contributo importantissimo che merita anche un applauso. E che mi aiuta a introdurre i prossimi due interventi di Dario Cangelosi, presidente della Federazione Italiana Scuole Materne in Sicilia, che insieme al presidente dell'AGESC, che tra poco interverrà anche lui, ci raccontano di questa esperienza di collaborazione a livello locale che si è instaurata proprio nel periodo di chiusura delle attività didattiche in presenza, e che è stata forse la sfida più grossa che le scuole hanno dovuto affrontare, ma non dimentichiamolo anche le famiglie, come la madre che è intervenuta in remoto ci ha raccontato. E approfitto anche per salutare alcuni rappresentanti della diocesi di Palermo. Doveva essere qui presente Monsignor Glorefice, ma non ha potuto. C'è Stefania Macaluso in rappresentanza della pastorale della scuola, e c'è Don Ninni Zito in rappresentanza dell'ufficio per l'insegnamento della religione cattolica, entrambi appunto della diocesi di Palermo. C'è anche Cettina Mancino, anche lei della pastorale della scuola, perché appunto questo è un incontro che coinvolge tutte le sfaccettature del mondo ecclesiale e non impegnato in questo appunto in questa sfida che è quella dell'educazione. Prego, Dario Cangelosi. Sì, buongiorno a tutti, grazie. Mi complimento con FIDA,
con la presidente Virginia Kaladic e anche con padre De Nora, padre Notari, per l'organizzazione di questo convegno, di questa giornata che mette un punto sulla situazione appunto che in questi sei mesi di emergenza abbiamo vissuto, ma che vuole in qualche maniera essere uno sguardo ovviamente all'orizzonte di quello che accadrà nel prossimo e imminente ormai anno scolastico. Io in effetti ero a conoscenza dell'intervento che dovevo fare, sono stato preceduto naturalmente da importantissimi relatori che mi hanno preceduto e quindi in qualche maniera per alcuni argomenti naturalmente sono stato bruciato e quindi ho preparato un intervento che naturalmente anche perché mi assumo un ruolo di quello che diceva il sindaco di fare il topolino e anche il rompiscatole stamattina, il topolino che mette un attimino scompiglio, perché si è parlato di alleanza, si è parlato di bellissimi concetti, di sussidiarietà, FISM e FIDA, e lo sappiamo tutti, ci sono sempre stati, ci saranno e continueranno a esserci, un rapporto di collaborazione, perché vogliamo il bene, il benessere comunque della scuola tutta. 9 milioni in Italia di studenti, di alunni, di cui sì, 900.000 sono frequentanti le nostre scuole cattoliche, ma a noi interessa il bene assoluto della comunità. Si è parlato ovviamente di patto di comunità, di patto educativo, però quello che in qualche maniera sta accadendo ed è accaduto in questi sei mesi, probabilmente il frutto e sono i famosi nodi al pettine di quella che è stata 70 anni di politica scolastica. 70 anni di politica scolastica che in qualche maniera forse ha sbagliato anche strada. Si parlava di principio di sussidiarietà, quindi Costituzione italiana 1946. 118, l'articolo 118, il sistema di sussidiarietà, si è parlato di quello. Ma qual è il concetto vero di sussidiarietà? Per carità, abbiamo detto che noi ci siamo, le scuole cattoliche ci sono, con i nostri spazi, con le nostre risorse, quelle che abbiamo. Però il concetto di sussidiarietà, che era venuto fuori dai padri costituenti, non è quello che si chiede oggi. Il concetto di sussidiarietà è l'esatto contrario, cioè dare la possibilità al cittadino, agli enti, di organizzarsi e gestire i servizi pubblici in autonomia, con lo Stato che ti supporta. Qua quello che è oggi e dobbiamo fare e lo faremo, perché oggi l'obiettivo e comunque il dovere di tutti è quello di andare a togliere le macerie, andare a risolvere il problema, rimettere assolutamente in marcia questo sistema integrato che, diceva la Presidente, è fatto di due gambe, non ce lo scordiamo, scuole statali e scuole paritarie, che ne dicano alcuni malpancisti, alcuni deputati che spesso si infervorano su interventi ideologici arroccati, ormai antichi e non più assolutamente attuali. Noi ci siamo, però il principio di sussidiarietà era lo stato contrario, non è quello oggi, è quello che comunque è stato in questi anni, di essere noi a supporto dello Stato, ospiti di un sistema che, diceva qualcuno prima di me, lo diceva padre De Nora, è stato il sistema integrato, per esempio 0-6 anni, non nasce nel 1968, nasce già nel 1100, con le scuole vescovili, con le scuole diocesane, con le congregazioni religiose, che sono state scalzate dai territori dove facevano scuole da 1000 anni. Io per esempio mi riferisco anche al collegio di Maria al Borgo, a Palermo,
Mi riferisco a alcune istituzioni religiose a Brizzi, a Corleone, che hanno dovuto chiudere perché il sistema di sussidiarietà in effetti non ha funzionato. La parità scolastica in questi 20 anni in effetti è stato un colpo in canna e quello è rimasto, perché è un sistema ideato bene, però di fatto non ha funzionato. E attenzione, non per mancanza di risorse, perché 55 miliardi nei capitoli di spesa dell'istruzione non sono bruscolini, probabilmente sono risorse che dovevano essere spese meglio. Quindi va bene oggi, assolutamente ci siamo, i nostri spazi verranno messi a disposizione per le aule, per le classi delle scuole statali, per i bambini delle scuole statali, assolutamente ci siamo. Però che senso ha 400 milioni nel 2020 e 600 milioni nel 2021 per andare a riaprire aule, per andare a assumere docenti e ATA che ci vogliono, perché comunque già gli organici erano già di fatto sottodimensionati da prima, quando potremmo, e ci sono assolutamente le realtà, ci sono delle esperienze concrete, le abbiamo fatte per esempio a Palermo con i servizi educativi, no? Abbiamo fatto gli accreditamenti, cioè i bambini delle liste d'attesa che venivano dirottati e inviati nelle scuole e negli asili paritari, nelle scuole paritarie. Questo è il sistema di sussidiarietà. Con 5 miliardi di euro che sono stati messi in campo, andando ad applicare quello che è il costo standard di quanto costa un bambino nella scuola italiana, possiamo andare a realizzare almeno un milione di posti gratuiti nelle nostre realtà, e quindi superare quello che è il concetto vecchio di comunque non assolutamente attuabile di sistema di sussidiarietà. Quindi quale futuro per la scuola cattolica, dice il tema. E quindi quello che noi sta a cuore è capire qual è il futuro della scuola italiana, se ancora dobbiamo continuare su quello che è la politica di questi 70 anni, i famosi nodi al pettine. Oggi abbiamo purtroppo dovuto constatare che i due pilastri sociali del nostro paese, che sono la sanità e sono la scuola, stanno scricchiolando perché si è sbagliata strada, purtroppo un sistema, quindi non per mancanza di risorse, ripeto, ma un sistema che di fatto non ha funzionato perché non si è ben capito come si potevano affrontare i servizi pubblici in Italia. Oggi i problemi si focalizzano su due aspetti, cioè il 14 settembre dobbiamo assolutamente pensare a due aspetti, e possiamo assolutamente arrivare a dei risultati se mettiamo in atto un patto di salute con le famiglie, che in solito è stretto patto di corresponsabilità, collaborino con la scuola, è un patto di responsabilità con le istituzioni. Quello l'abbiamo avviato, lo stiamo avviando nelle città, nei 390 comuni siciliani, lo abbiamo già avviato con la regione, lo abbiamo già avviato con la direzione regionale. La legge regionale, per esempio, sul diritto allo studio, che è venuta fuori a giugno del 2019, è stato un bel banco di prova. Purtroppo non siamo riusciti a uscire fuori la Ferrari dal garage, no? Perché comunque ancora non è pronta, non sono venute fuori quelle che sono le norme secondarie di attuazione della legge regionale sul diritto allo studio. Però lì, su quello che è il patto di comunità, abbiamo realmente lavorato tutti.
i comuni, l'ANCI, le famiglie, in 70 anni le famiglie nella scuola italiana sono rimaste ai margini, gli alunni non sono realmente, e qui mi ha fatto piacere l'intervento dei ragazzi, ridiamo le chiavi delle scuole alle famiglie, ai bambini, al cittadino, agli enti. Il principio di sussidiarietà è questo. Quindi la legge regionale sul diritto allo studio poteva essere la chiave in Sicilia, lo sarà sicuramente nel futuro, ma ci vuole la volontà degli attori del sistema ad attuare tutte quelle che sono le opportunità. Poco fa l'assessore La Galla mi informava di quella che è la messa a disposizione di quelle che saranno le risorse residue del sistema integrato. Sistema integrato, un'altra opportunità per cercare di venire fuori da una situazione assurda in Sicilia. Siamo la seconda regione d'Italia per posti di bambini al nido, all'asilo nido. Soltanto 10 bambini su 100 hanno un posto 0-3 anni in Sicilia. Le risorse ci sono, fortunatamente il decreto 65 le ha messe a disposizione ai comuni, però dobbiamo programmare insieme con la squadra. E qui noi ci siamo fatti trovare pronti insieme a FIDE, insieme all'Associazione dei Genitori delle Scuole Cattoliche, insieme all'Associazione dei Genitori anche delle Scuole Laiche. Ci siamo messi attorno al tavolo, abbiamo programmato e progettato di come andare a risolvere alla luce anche e in contezza di risorse. Perché 22 milioni di euro l'anno scorso e 28 milioni di euro quest'anno sul sistema integrato sono risorse e fondi che non sono assolutamente sottovalutabili e devono assolutamente essere messi in campo. Come? Con la programmazione, con la progettazione. I muri che dobbiamo abbattere nelle nostre scuole, nelle nostre istituzioni, sì, sicuramente dobbiamo trovare il modo di allargare gli spazi, di allargare sicuramente i corridoi, perché ci serve andare a creare quel distanziamento che ci darà sicurezza e ci darà in qualche maniera modo di combattere questo virus. Ma quello che è più importante è l'abbattimento dei muri ideologici, che ancora oggi ci sono. Probabilmente ormai il tempo è maturo, purtroppo c'è voluto il coronavirus, perché in qualche maniera anche qualcuno dice quando ci sono le emergenze si trovano le opportunità e si sviluppano ovviamente nuovi percorsi, come diceva l'assessore La Galla, anche di innovazione. Diceva la presidente Kaladic di andare a pensare all'innovazione, andare a realizzare una nuova scuola. Il coronavirus è di fatto una nuova scuola, è un nuovo momento, è sicuramente un'apertura di porta al futuro ed è un'opportunità che noi oggi dobbiamo raccogliere e dobbiamo andare sicuramente a sviluppare. Io vi ringrazio, buon proseguimento e speriamo di passare un anno scolastico in serenità, di dare fiducia alle nostre famiglie, di dare fiducia ai nostri studenti, perché in effetti sullo sfondo c'è l'istituzione, ci sono le istituzioni, ci sono gli enti, ci sono i genitori, ci siamo la squadra che sicuramente può ricominciare a fare camminare questa scuola italiana. Grazie. Grazie mille. E invito Maurizio Nobile, presidente dell'AGESC Sicilia. Ecco, le associazioni di genitori, di famiglie sono state tirate in causa in tutti gli interventi che si sono succeduti questa mattina. Ecco, qual è la vostra esperienza di collaborazione a livello locale? Cosa chiedete, tra l'altro? Intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Porto i saluti anche al mio presidente nazionale. Forse non si sente bene.
Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Porto il saluto del mio presidente nazionale Giancarlo Ferrara e di tutto il comitato esecutivo dell'AGESC, Associazione Genitori Scuole Cattoliche. La mia è più che altro una testimonianza di un genitore che ha un'esperienza, sia lui che la moglie, di scuola statale. Ci siamo trovati in difficoltà perché lavorando tutte e due non potevamo entrare nelle graduatorie, quelle comunali, per poter portare nostro figlio. In quell'occasione ho conosciuto Dario Cangelosi che ho chiesto a lui eventualmente dove poter portare mio figlio. Mi ha indicato una scuola paritaria. Da quel momento abbiamo conosciuto questa nuova realtà delle scuole paritarie. Mio figlio è cresciuto nelle scuole paritarie. Arrivato a un certo punto all'Istituto Don Bosco mi impegno direttamente come genitore a far parte dell'associazione. In quel momento inizia un mondo che non conoscevo completamente. In quel momento la mia attività di genitore viene impegnata direttamente nell'associazione. Inizio all'interno della scuola portando avanti tutta una serie di incontri con i genitori, iniziative condivise con la scuola. Poi ho detto, ma perché non portare a conoscenza questa esperienza anche all'esterno? Visto che c'è un sistema pubblico, scuola statale, scuola paritaria, cominciavo a capire le differenze. Insomma, perché ci devono essere queste differenze? Ma perché dobbiamo pagare due volte l'istruzione dei nostri figli? Una volta pagando le rette allo Stato, una volta pagando le tasse allo Stato e una volta pagando le rette alla scuola. Allora a quel punto ho detto, qui bisogna attivare un percorso di conoscenza, di formazione e di informazione. Così ho partecipato al Festival della Città Educativa del Comune di Palermo, portando l'esperienza dell'associazione all'interno di quell'ambito. Ho cominciato a conoscere anche gli ambiti di partecipazione dell'associazione. Facciamo parte delle congregazioni laicali, facciamo parte del forum delle famiglie, facciamo parte della pastorale scolastica, pastorale familiare, facciamo parte dell'Ureso. Cioè, c'era tutto un mondo cattolico di cui l'associazione faceva parte e io ho cercato di essere presente in tutti gli ambiti, un po' di qua, un po' di là, con grande sacrificio, perché lavorando tutta la giornata, impegnandomi per la famiglia, toglievo parecchio tempo alla famiglia. Adesso sono 10 anni, là sopra c'è scritto 100, tolgo uno zero, per me sono 10 anni di impegno come genitore nella scuola cattolica. Questo impegno ovviamente non si è fermato all'interno dell'ambito cattolico, ma abbiamo iniziato a conoscere anche gli altri ambiti istituzionali. Così è nato l'interessamento ad avviare un percorso per la creazione del Forax. Ho detto, ma perché dobbiamo restare solo nell'ambito cattolico? Cominciamo a conoscere anche gli ambiti, quelli statali. In quel momento in Sicilia il Forax non esisteva. Attraverso anche il mio contributo e il contributo di altre associazioni abbiamo costituito il Forax, grazie alla collaborazione dell'USR, dottore Anello, dottoressa Assenza e la dottoressa Altomonte, allora dirigente scolastico, abbiamo costituito questo Forax. Proprio qui abbiamo fatto, la presentazione del Forax, proprio all'Istituto Don Bosco, quindi un grazie alla scuola Gonzaga, un grazie alla Gonzaga. Dico grazie altre due volte a Gonzaga perché? Perché qui c'è stato il passaggio delle consegne tra un genitore del Gonzaga e un genitore del Don Bosco, che ero io, passaggio delle consegne della gestione dell'associazione a livello regionale. Da quel momento ovviamente sono state avviate tutta una serie di iniziative. Un secondo grazie lo do al Gonzaga nella persona di padre Beneduce, perché in quell'occasione, partecipando a un convegno del Centro Studi di Scuola Cattolica a Roma, ho conosciuto un professore di diritto, professore Salerno di Siracusa, che insegna alla facoltà di Macerata, l'Università di Macerata, che in quel contesto parlava un po' della parte normativa e in quel momento ho cominciato a conoscere le differenze scuola statale, scuola paritaria, scuola pubblica, non pubblica e tutta una serie di articoli. In quell'occasione ho chiesto, ma in Sicilia qual è la situazione, visto che non c'è una legge regionale sul diritto allo studio? Mi ha detto, guarda, parla con padre Beneduce, perché proprio nella scuola delle Gonzaga abbiamo avviato un percorso per creare la legge sul diritto allo studio. Sono andato da padre Beneduce, mi ha portato a conoscenza di una bozza, che c'era anche il professore Verde che aveva partecipato a questa bozza. Da quel momento ho detto io, ma è possibile mai che la nostra regione non deve avere una legge di diritto allo studio? Tutta la mia attività
si è così concentrata e in tutti gli eventi, in tutti i seminari dove partecipavo, io parlavo sempre di questa legge sul diritto allo studio. I vari assessori che si sono alternati nel corso di questi 10 anni, ho cercato di raggiungerle. Ho conosciuto almeno 8 o 9 bozze di legge sul diritto allo studio. Finalmente l'anno scorso, quando abbiamo costituito il Forax, ho detto a tutte le associazioni, il Forax comprende associazione scuola statale, scuole paritarie, associazione che in quel momento avevano tante cose da dire e tanti problemi. Ho detto cominciamo a metterli sul tavolo, cominciamo a vedere quali sono i problemi, perché forse sta per arrivare una legge sul diritto allo studio e quello è il luogo dove poter affrontare tutti i nostri problemi. Così abbiamo iniziato un lavoro uno dietro l'altro, finalmente è arrivata la legge del diritto allo studio. Abbiamo dato un grosso contributo, io nella qualità di coordinatore del Forax, quindi coordinatore regionale di queste associazioni, non solo quelle cattoliche, paritarie, ma anche statali, quindi ecco l'impegno di un genitore che opera nel mondo della scuola cattolica viene trasferito anche alle altre realtà, perché quello che stiamo dicendo è un sistema pubblico, è un bene comune la scuola, quindi in quel momento l'attività, l'impegno cominciava ad allargarsi, quindi non era più limitata al nostro ambito. Da lì sono partite tutta una serie di iniziative, è arrivata la legge del diritto allo studio, c'è un articolo, abbiamo inserito tutta una serie di richieste che sono state accolte e sono dentro la legge del diritto allo studio, cioè la legge del diritto allo studio è a mio avviso completa, c'è tutto. Ovviamente bisogna trovare le risorse finanziarie per applicarla. Avevamo iniziato con il primo incontro della consulta regionale per il diritto allo studio che si è insediata a gennaio. Avevamo già fatto un regolamento, avevamo già indicato delle priorità da affrontare, 4 tematiche principali: di didattica, disabilità, edilizia scolastica e trasporti. E in questo noi, come rappresentante delle scuole cattoliche, cominciava anche ad entrare. Fa parte di questo consulta anche il rappresentante delle scuole cattoliche. E quindi già ci sono, ecco, 2 rappresentanti all'interno, perché io credo che per portare avanti, ecco, il discorso della legge 62 del 2000, una parità effettiva, bisogna soprattutto dal punto di vista culturale farci conoscere. Io quando arrivavo nella scuola sentivo dire a voi che vi prendete i soldi dello Stato. Disse, ma che cos'è questa cosa? Noi ci prendiamo i soldi dello Stato. Voi vi prendete 522 milioni di euro. 522 milioni di euro. Disse, ma sono tanti. Poi facendo i conti, facendo un po' il confronto tra il costo di un alunno nella statale e un costo della paritaria, ho detto, ma sono pochissime, sono irrisorie queste somme che vengono date. Da quel momento c'è stato, ecco, un inizio di un'attività di collaborazione con la FIDA e la FISM. Abbiamo in tutti i vari ambiti cercato di portare avanti i nostri progetti. Con la legge sul diritto allo studio sono arrivati dei contributi. Finalmente per la prima volta arrivano dei contributi anche alle scuole superiori, quindi superiori di secondo grado. E ora il percorso continua. Abbiamo fatto inserire anche l'analisi dei costi standard di sostenibilità per alunno. Quindi un altro delle cose che verrà affrontato. Abbiamo cercato, io pure ho cercato una volta entrato nei vari ambiti, di creare rete. Quando io partecipavo agli incontri con la pastorale scolastica, con la consulta, con il laboratorio pedagogico diocesano, vedevo che c'erano delle situazioni un po', mi spiazzavano, perché dicevo, ma come un cattolico, c'era un cattolico che era a favore delle statali e un cattolico che era a favore delle scuole paritarie. Ma non è possibile una cosa del genere. E quindi là cercare di portare avanti, come portava avanti un'attività quando c'era un contrasto su questo. E allora lì gradualmente col tempo cercare di cominciare, come dice il Papa Francesco, sul dialogo. Bisogna dialogare, bisogna ascoltare, perché io ho un'idea, l'altro c'ha un'idea. Dall'incontro di 2 idee può nascere un qualcosa che possa mettere d'accordo tutte e 2. E da lì è iniziato, ecco, questo mio lavoro che è stato abbastanza impegnativo, perché lavorando tutta una giornata, ovviamente dico, trovare del tempo, io lavoro in banca, quindi tutta un'altra cosa, trovare il tempo non è facile. Però adesso, ecco, penso che sia arrivato il momento che questa collaborazione comincia ad estendersi. Abbiamo fatto una richiesta sui patti di corresponsabilità educativa, perché con il coronavirus abbiamo visto l'importanza delle famiglie. L'importanza delle famiglie che hanno in parte sostituito la scuola con la didattica a distanza.
Abbiamo fatto le richieste all'ufficio scolastico regionale perché abbiamo fatto parte sia della task force dell'assessorato all'istruzione, sia attualmente in corso la task force dell'ufficio scolastico regionale. Abbiamo chiesto di rivedere il patto di corresponsabilità educativa, abbiamo chiesto di fare della formazione per i genitori, abbiamo chiesto di creare un centro di ascolto psicologico per le famiglie, abbiamo chiesto di fare anche una prevenzione sanitaria. Tutte queste sono state inserite. Finalmente sembra che un patto di corresponsabilità educativa vero, non quello che veniva fatto sottoscrivere ai genitori e poi in pratica non succedeva niente, ma adesso dico sembra che ci siano tutti i presupposti di continuare un lavoro veramente con la collaborazione delle famiglie, non più parziale ma adesso in maniera totale. E la collaborazione con la FIDE, con la FISM, CTO e tutte le altre istituzioni che operano nel mondo cattolico continua perché il percorso è ancora da intraprendere, gli obiettivi da raggiungere. Grazie e buon lavoro. Grazie, grazie molte. Bene, adesso c'è un problema con... Bene, scusate, un piccolo problema di amplificazione. E allora vorrei invitare Monsignor Michele Pennisi, che è arcivescovo di Monreale, ma è anche delegato regionale per l'educazione cattolica, la scuola e l'università della Conferenza Episcopale Siciliana. È stato più volte citato questa mattina un accordo importantissimo che l'ufficio scolastico regionale lanci. La regione Sicilia e la Cesi hanno siglato affinché gli edifici ecclesiastici che avessero dei locali disponibili a poter accogliere classi delle scuole vicine le mettono appunto a disposizione, per poter, e questo è un segno di questo rapporto di collaborazione di rete che si è creato in Sicilia. È una risposta importante e concreta al bisogno di spazi che la scuola manifesta proprio in questo periodo. Monsignor Pennisi segue da anni appunto il mondo della scuola e a lui è stato in qualche modo affidato il tema dello sguardo profetico della scuola e quindi questo sguardo verso il futuro che è un po', ecco, la seconda gamba su cui cammina il nostro convegno di oggi. Buongiorno, capisco che siete stanchi, quindi però... Allora ringrazio padre Vitangelo De Nora per avermi invitato, ecco, saluto tutti voi, saluto la presidente nazionale della FIDAE, dottoressa Virginia Caladic, e tutti i partecipanti a questo incontro. Le scuole cattoliche sono chiamate non a guardare al passato con nostalgia, ma a vivere il presente con impegno e coraggio, leggendo i segni dei tempi e a guardare con speranza al futuro. L'importanza del tema dell'educazione come introduzione alla realtà globale è una priorità, anche se non da tutti compresa. Non ci sarà innovazione se l'educazione non sarà rimessa al centro dell'interesse e delle preoccupazioni delle persone, delle famiglie, della scuola, della società civile e quindi dello Stato. In questo decennio 2010-2020 che la Chiesa italiana ha voluto dedicare al tema dell'educazione, era doveroso proporre alcune considerazioni su un'esperienza educativa e peculiare e propria della comunità ecclesiale, qual è la scuola cattolica, con la sua originale e specifica proposta culturale in cui si cerca di fare una sintesi coerente fra fede, cultura e vita. Durante questo decennio è stata pubblicata l'11 luglio del 2014 la nota pastorale della CEI, ecco, la scuola cattolica risorsa educativa della Chiesa locale per la società, elaborata dalla Commissione Episcopale per l'Educazione Cattolica, la scuola e l'università, di cui ho fatto parte per un decennio come segretario.
la scuola cattolica viene presentata come una preziosa risorsa, ecco, che può dare un contributo insostituibile al bene comune e alla convivenza civile per il futuro del nostro paese. Ecco, la scuola cattolica deve essere considerata come uno dei luoghi privilegiati nei quali la comunità cristiana è messa nella condizione di testimoniare il proprio nativo impegno a favore della persona umana, cercando l'incontro con le giovani generazioni e la cordiale collaborazione con i genitori, i primi interessati all'educazione dei figli, e quindi anche una collaborazione con le congregazioni e gli istituti che gestiscono scuole all'interno della diocesi. Ecco, è importante allora la valorizzazione della collaborazione fra le scuole statali e le scuole non statali presenti nel territorio. Di fronte all'emergenza educativa che riguarda l'attuale concezione culturale dell'uomo, l'intera società civile in tutte le sue articolazioni pubbliche e private, non solo quindi in maniera esclusiva lo Stato, deve partecipare al grande processo formativo perché il traguardo della qualità per tutti diventi una realtà e non soltanto un auspicio. In una stagione caratterizzata da una crisi culturale, morale, sociale ed economica, la scuola cattolica, in dialogo e collaborazione con la scuola statale, vuole essere insieme con le famiglie e le comunità cristiane un luogo credibile nel quale i cristiani sappiano costruire relazioni di vicinanza e sostegno alle giovani generazioni, rispondendo alla loro domanda di significato e di rapporti umani autentici. La buona scuola, anche se ora è diventata quasi una cattiva parola, prima ancora che un progetto politico, è un diritto umano fondamentale che deve essere garantito a tutti, assolto non perché una scuola si qualifica statale o paritaria, ma perché è buona, cioè eroga un servizio di qualità per il bene comune. La libertà di scelta educativa è una condizione di fondo che, oltre a garantire l'esercizio di un diritto umano fondamentale, promuova e stimoli un processo innovativo all'interno dell'intero sistema di istruzione e formazione, stabilendo fra la scuola statale e paritaria una sana emulazione, un positivo confronto, una costruttiva collaborazione nell'interesse generale prioritario degli alunni e delle loro famiglie. Speriamo che si estingua quello che Sturzo chiamava i bigotti della scuola statale. Ecco, Sturzo scriveva nel 1947, tornato dall'esilio, con vigore profetico: finché gli italiani non vinceranno la battaglia delle libertà scolastiche in tutti i gradi e per tutte le forme, resteranno sempre servi, servi dello Stato, servi del partito, servi di tutti, perché non avranno rispettato la libertà, la vera libertà che fa padroni di se stessi e rispettosi e tolleranti degli altri, fin dai banchi di scuola, di una scuola veramente libera. La scuola cattolica, ecco, deve essere mettere al centro la persona umana, la sua educazione a una libertà responsabile, non solo morale ma anche civile, nell'ottica della promozione del bene comune. Le scuole paritarie cattoliche che svolgono un servizio pubblico fanno parte a pieno titolo, assieme alle scuole statali, a quelle comunali, provinciali, ecco, del sistema nazionale di istruzione. Bisogna continuare a impegnarsi perché venga iniettata nell'opinione pubblica italiana e anche nel mondo cattolico il vaccino della libertà di scelta educativa, del pluralismo culturale e dell'uguaglianza fra tutti i cittadini, per sconfiggere i virus dell'ingiustizia, dell'ignoranza, dell'intolleranza, del pensiero unico. Le scuole paritarie cattoliche, attraverso un'alleanza educativa fra famiglie, studenti, docenti, comunità ecclesiale e istituzioni pubbliche, sono chiamate a collaborare con le scuole statali perché in Italia si realizzi una scuola libera e gioiosa,
al servizio del bene comune, che non lasci nessuno indietro e anche l'Italia entri nel numero dei paesi civili. La scuola cattolica deve essere considerata una risorsa della Chiesa locale, non un fattore accessorio o una pesante incombenza gestionale. Se alla radice della crisi dell'educazione c'è una crisi di fiducia nella vita, i cristiani e tutte le persone di buona volontà siamo chiamati a testimoniare che è possibile guardare a un futuro aperto a quella che Benedetto XVI chiamava una speranza affidabile. I cristiani siamo chiamati ad attraversare questo nostro tempo sorretti da una speranza affidabile. La fiducia nella vita e un sereno affidamento a Dio ci renderanno buona ogni strada. Siamo chiamati a testimoniare che è possibile guardare alla vita con speranza, costruendo una cultura della vita, che è possibile attendersi qualcosa di buono per il futuro, che la verità esiste e si può trovare, che si può avere fiducia nell'uomo anche quando appare segnato dalla fragilità e dal limite, ed è possibile immaginare e realizzare una vita buona e gioiosa. Questi atteggiamenti e convinzioni di fondo non esprimono una vaga utopia, non sono nemmeno il frutto di un ottimismo ingenuo o di generiche aspirazioni del cuore umano. Esse hanno piuttosto un fondamento sicuro in Gesù Cristo, che è risorto ed è sempre vivo e operante nella nostra vita. Tutta la comunità dei fedeli è impegnata a testimoniare con il proprio stile di vita questi principi. La scuola cattolica, da parte sua, non dovrà mancare di offrire nel proprio ambito educativo e culturale la medesima testimonianza. Allora la scuola cattolica è chiamata ad essere un luogo credibile nel quale i cristiani sappiano costruire relazioni di vicinanza e sostegno alle giovani generazioni, rispondendo alla loro domanda di significato e di rapporti umani autentici. E quindi c'è importante da parte di tutti una disponibilità a cambiare. Ecco, nel documento che ho citato, la scuola cattolica, sono indicati alcuni tratti essenziali dell'identikit della scuola cattolica. Innanzitutto l'originalità della proposta culturale, la sintesi fra fede e cultura, tra fede e vita, la proposta di sinergia nel perseguire i valori profondamente umani legati alla verità, alla giustizia, alla legalità, all'amore universale e alla libertà mediante l'accostamento onesto agli insegnamenti del Vangelo. L'originalità della scuola cattolica partecipa alla novità cristiana, in cui al centro c'è la persona umana, la sua dignità e la sua libertà. Poi è importante la connotazione ecclesiale. L'ecclesialità della scuola cattolica è scritta nel cuore stesso della sua identità di istituzione scolastica e quindi deve essere inserita nel tessuto organico della Chiesa locale. Da questa caratteristica nasce la duplice convergente cammino. La scuola cattolica, concepita come scuola della comunità cristiana, deve pensare a se stessa, al proprio compito, in una relazione sempre più piena con la scuola diocesana, con la Chiesa diocesana. E la diocesi e le parrocchie devono sentire la scuola cattolica, ma la scuola tout court, come una realtà profondamente radicata nella propria trama vitale, nella propria missione verso il mondo. E poi la connotazione comunitaria. È quella di dar vita a un ambiente comunitario scolastico permeato dallo spirito evangelico di libertà e tolleranza e carità. È una connotazione che non si ferma solo al semplice rispetto della libertà altrui, poggia nella considerazione dell'altro come dono e risorsa. La scuola cattolica deve respirare l'atmosfera culturale della comunità ecclesiale, che non può non essere permeata dalla speranza. E poi il significato sociale e civile.
con la sua presenza la scuola cattolica, espressione di un diritto della persona, offre un contributo prezioso alla realizzazione di un vero pluralismo e quindi deve interessare tutta la società civile. Ecco, la scuola cattolica testimonia uno spazio di libertà che è fondamentale in ambito educativo, perché è noto che non si può educare se non nella libertà, e al fine di promuovere la libertà, cioè la crescita personale di ognuno. La scuola cattolica ha sviluppato in questi ultimi anni una propria visione interculturale della società, considerando ricchezza la differenza culturale e proponendo quanto più possibile vie di incontro e di dialogo. La presenza nella scuola cattolica di alunni appartenenti a culture e religioni diverse deve comportare un vero cambiamento di paradigma a livello pedagogico e favorire il passaggio dall'integrazione alla ricerca delle convivialità delle differenze, sforzandosi di armonizzare identità e accoglienze senza cadute nell'ambiguità. In questo campo si tratta di superare qualche diffuso pregiudizio. La scuola cattolica non è propriamente parlando un'istituzione educativa confessionale, perché essa si pone per suo statuto a servizio di tutti, accoglie tutti, con l'obiettivo primario di curare l'educazione della persona e promuovere la crescita libera e umanamente completa. L'adesione al progetto educativo della scuola cattolica non potrà mai essere pertanto motivo di esclusione per alcuno o di ostacolo all'accoglienza di chi guarda ad essa con simpatia. Al contrario, dialogo e apertura saranno regola fondamentale dei rapporti tra e con gli alunni e tra e con le famiglie che vengono a farne parte, quali ne siano le appartenenze culturali e religiose. Se è vero, come è vero, che la Chiesa, anche attraverso la scuola cattolica, testimonia la propria capacità di accoglienza e di servizio disinteressato. Sono queste alcune delle ragioni per cui l'antica tradizione delle scuole cattoliche, a partire dalle scuole dei Gesuiti e dal Gonzaga e dalle scuole dei Salesiani, ma anche dei Filippini, dei Fratelli delle Scuole Cristiane, ha costituito un modello per le politiche scolastiche nazionali e per lo stesso ordinamento scolastico statale. Desidero citare un esempio di cui sono stato diretto testimone, essendo stato inviato dalla CEI come ispettore, ecco, nelle scuole della Chiesa Cattolica Bosniaca, che ha intrapreso un audace progetto culturale ed ecumenico, le scuole multietniche e multireligiose. Il programma scolastico segue i principi del progetto delle scuole per l'Europa, in cui vengono studiati tutti gli autori europei, da Dante a Shakespeare, a Goethe. Tale progetto, ideato da Monsignor Piero Sudar, vescovo ausiliare di Sarajevo, prevede l'insegnamento nel rispetto delle singole identità etnico-religiose, puntando sull'integrazione e sull'accettazione reciproca fra studenti delle varie provenienze. Oggi queste scuole cattoliche, e il Vescovo ha riunito Salesiani, Gesuiti, tutte le scuole cattoliche presenti in diocesi, in un comitato scientifico che ha prodotto un progetto educativo molto interessante. Oggi queste scuole cattoliche hanno studenti musulmani, ortodossi e cattolici e formano i ragazzi al reciproco rispetto nel segno del vicendevole arricchimento culturale e religioso. Esse sono diventate adesso un modello per tutte le scuole bosniache. In queste scuole, che appunto ho visitato come delegato della CEI, gli insegnanti vengono pagati dallo Stato a maggioranza musulmana, che rimborsa anche la bolletta energetica. Ebbene, occorre che nel nostro paese si diffonda una cultura della parità per compiere finalmente il passo che lo collocherà a tutti gli effetti anche per il suo sistema scolastico nell'Unione Europea, che è il territorio civile al quale dobbiamo fare riferimento. Vi risparmio quello che prevedono
le varie legislazioni dei paesi europei sulle scuole paritarie. Sarebbe il caso di allenarsi all'Europa e di mettere in atto la legge 62 del 2000, cominciando a parlare seriamente di parità economica per le scuole paritarie. La scuola cattolica è nata per porsi al servizio di tutti, in particolare verso le categorie socialmente svantaggiate, e deve continuare a esercitare il suo servizio come testimonianza dell'impegno di tutta la comunità ecclesiale nella realizzazione del quotidiano compito educativo e della costante attenzione ai più deboli. Per esempio, voglio dirmi che la mia diocesi ha attivato un protocollo d'intesa di collaborazione con la diocesi di New York, con la più grande associazione di genitori dello Stato di New York, degli Stati Uniti e del Canada, Parent to Parent, ecco, per diciamo, i ragazzi speciali con sindrome autistica. Ed è una cosa interessante in cui noi dobbiamo apprendere da loro, ma in cui anche gli americani debbono apprendere da noi, perché noi abbiamo bellissime leggi, ma poi mancano i decreti attuativi e non vengono applicati. Come la cura pastorale della diocesi e della parrocchia non può limitare la propria attenzione alle scuole cattoliche e deve interessarsi di tutte le scuole presenti nel suo territorio, per questo abbiamo sottoscritto questo protocollo d'inteso, nella logica di una cooperazione e di una condivisione dei problemi propri alle medesime fasce di età, anche le scuole cattoliche sono invitate a loro volta a stabilire relazioni costruttive con le scuole statali dello stesso territorio, proseguendo nelle esperienze di reti sperimentate in tanti casi. L'educazione è l'esito di una rete di relazione tra soggetti educanti. È innanzitutto un fatto corale, non una funzione specialistica. Concludo con un proverbio africano citato da Papa Francesco nella giornata per la scuola. Per educare un figlio ci vuole un villaggio. Per educare un ragazzo ci vuole tanta gente, famiglie, insegnanti, personale docenti, professori, dirigenti, tutti. Ciò non preclude, anzi comprende, la necessità di distinguere compiti e responsabilità fra diversi soggetti. E quindi il futuro è un futuro di cambiamento, un futuro di impegno per tutti. Grazie. Grazie Monsignor Fennisi anche per la ricchezza di testimonianza in questo intervento. E adesso vorrei dare la parola all'avvocato Emanuele Montemarano, che è collegato con noi, che ha l'arduo compito di fare l'intervento a conclusione di questa lunga scaletta. Per questo ci scusiamo sia dell'attesa anche della richiesta di sintesi che in qualche modo le abbiamo fatto. Lui è presidente dell'organismo di vigilanza Credi e Uni e ci parla delle prassi di riferimento per la didattica a distanza mista. In qualche modo nell'intervento introduttivo la presidente Kaladic ha accennato a questo volume che ho qui, ve lo faccio rivedere, lui magari entrerà un po' più nel dettaglio. Prego. Grazie. Gli interventi conclusivi hanno sempre il beneficio della ricchezza degli interventi precedenti e la difficoltà di rispettare la tempistica dei convegni. Mi veniva in mente, ascoltando gli importantissimi contributi di oggi, di come in effetti questa pandemia colpisca tutti, ma abbia la scuola come elemento al centro dell'attenzione, anche rischiando di creare questo cortocircuito per cui, per tutelare il diritto all'educazione dei bambini e dei ragazzi, bisogna stabilire fino a che punto mettere in pericolo la salute pubblica o la salute dei loro nonni, no? In un potenziale conflitto generazionale che in una grande crisi anche demografica viene al centro dell'attenzione. E certamente, navigando in acque inesplorate, come disse Mario Draghi in uno dei suoi tanti famosi discorsi, si è ragionato con la FIDE sulla necessità non solo di battere cassa di fronte alle istituzioni pubbliche e di chiedere l'intervento dello Stato, ma anche di proporre un qualcosa di nuovo e di utile. E per fare questo ci si è incontrati con le altre due istituzioni che oggi rappresento, Uni e Accredia, che sono le due istituzioni pubbliche
incaricate di far applicare in Italia tutta la legislazione comunitaria e di definire le norme nuove per i settori che ancora non sono regolamentati dalla legge. Peraltro mi fa piacere dirvi che nel 2021 Palermo sarà la capitale europea della normazione, perché l'evento più importante che l'Assemblea del Comitato Europeo di Normazione, grazie alla disponibilità e all'entusiasmo del sindaco Orlando, si terrà proprio a Palermo. E in questo contesto la FIDE ha promosso un tavolo per definire tutti i modelli per la didattica digitale e la didattica mista, ad integrazione delle linee inevitabilmente generiche della normativa ministeriale di questi giorni. Cosa sono le prassi di riferimento? Ecco, sono proprio dei modelli con un riconoscimento giuridico pieno che possono guidare le scuole nel viaggiare verso questa nuova forma di didattica. E credo anche che dobbiamo uscire da questa dialettica tra distanziamento fisico e didattica a distanza. Perché attraverso questa prassi l'obiettivo è proprio quello di trovare una modalità per poter coniugare due strumenti. Penso per esempio a tutti i casi di didattica digitale anche in presenza, perché chiaramente c'è la necessità di poter accogliere bambini e ragazzi a scuola, ma in molti casi la didattica digitale può essere uno strumento da utilizzare anche in presenza. Ci può essere, in caso di lockdown, la necessità di poter svolgere a distanza l'attività didattica anche dove è più difficile, come la scuola primaria e dell'infanzia. Ci può essere certamente la necessità di poter garantire la continuità a fronte magari dell'isolamento, della quarantena di singoli alunni o singole classi. Quindi siamo stati certi che la didattica a distanza, la didattica mediante le piattaforme, sarebbe stata non solo per il prossimo anno ma anche per molti anni a venire un elemento di fondamentale innovazione nella vita delle scuole, destinata a proseguire anche quando, speriamo presto, questa emergenza sanitaria sarà cessata, anche perché il ritardo digitale del nostro paese sicuramente può in qualche modo trovare un rimedio nell'uso di queste piattaforme che, come nel mondo della scuola, nel mondo del lavoro, nascono nelle crisi ma continueranno ad accompagnarci anche in futuro. Poiché non esisteva nessuna norma in grado di regolamentare questo settore, con la FIDE e Uniacredia si è fatto un grande lavoro, lasciatemi dire questo, primo paese al mondo che ha normato la didattica a distanza in modo serio, anche per quella visione universale che ha la Chiesa e che vuole condividere questi strumenti anche con le altre nazioni, per cui, non avendo il tempo oggi di presentarvi il contenuto di queste prassi, non solo invito alla lettura individuale, ma avanzerei anche la proposta, avendo le istituzioni presenti insieme alla FIDE, di aprire proprio in Sicilia, subito dopo questo convegno, un tavolo per poter diffondere queste prassi da subito nelle scuole pubbliche, private, statali e non statali, paritarie di tutto il territorio, per fare in modo che il grande lavoro che in due mesi, come diceva la Presidente, la FIDE insieme a Uniacredi è riuscita a svolgere, sia poi proseguito dalle istituzioni in questa fase. E chiudo anche qui con il richiamo di Mario Draghi nell'ultimo importantissimo discorso, in cui tutti siamo chiamati a un grande impegno etico. Questo è stato l'elemento forte del discorso di Mario Draghi, che certamente lo ha ben appreso frequentando l'Istituto Massimo dei Padri Gesuiti a Roma, ma senza l'impegno etico di tutti la battaglia per gestire la scuola nei prossimi mesi e anni sarà destinata inevitabilmente a fallire. Con l'impegno etico delle istituzioni e del mondo della scuola cattolica, credo che riusciremo a venire fuori da questa crisi più forti di prima. Ecco, questo era il senso un po' di questo lavoro, e credo che se proprio dalla Sicilia parte, prima regione in Italia, questo tavolo tra FIDE e le istituzioni, sarà un segnale importante sicuramente per tutto il paese. Grazie, tanti auguri a Gonzaga, un abbraccio a Padre Tenora, soprattutto per i prossimi 100 anni in cui l'opera del Gonzaga e dei Gesuiti sarà ancora più importante dei 100 anni appena conclusi. Grazie avvocato, non so se le è arrivata l'eco dell'applauso che ha in qualche modo accompagnato le sue ultime parole. La ringraziamo anche per il dono della sintesi.
Il nostro incontro si conclude qui questa mattina, è stato veramente un incontro molto molto intenso. Io ringrazio tutti per l'attenzione e per la fedeltà con cui ci avete seguito. Lascio la parola conclusiva a Padre Notari, che voi non potrete poi... Ho fatto una metatesi qualitativa o quantitativa di gesuiti a padre De Nora, che ci racconterà cosa andremo a fare adesso anche con il sindaco, che in qualche modo ci aveva già annunciato. Allora, adesso facciamo un piccolo gesto che anticipavo nell'intervento che ho fatto. Pianteremo un albero, mettiamo in questo gesto tutte le nostre speranze, tutti i nostri desideri davvero di riprendere la scuola con forza e con umiltà. Mettiamo in questo gesto tutta quella carica del senso forte che abbiamo della scuola in genere e in particolare in questo momento del nostro paese. È un albero, un segno fragile e importante di un futuro, di una crescita, di un mondo che guarda all'ecologia integrale, e speriamo con questo gesto di davvero segnare con il contributo della scuola cattolica una rinnovata energia educativa di tutto quanto il nostro paese. Purtroppo chi è in collegamento non potrà partecipare fisicamente, a meno che non portiamo una telecamera, ma non credo, però diciamo andremo in una parte dell'istituto e pianteremo questo albero insieme con il sindaco, e per cui a chi ci segue un saluto da parte di tutti noi. Davvero questo ritrovarci qui è stato un segno simbolico di questa fase che stiamo vivendo. Come diciamo, noi ci siamo, vogliamo fare scuola, ci siamo con coraggio e con umiltà. Grazie. Saluti. Fisicamente ci spostiamo, magari ecco, sarete indirizzati verso il luogo.